Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti darà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it. Sponsored by Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. LineeLecco.it. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Buon pomeriggio, collegati dagli studi di Via Oslavia. Arrivano nei nostri monitor qui le immagini dal Rega Monteceppi. Chiederemo a breve al nostro amico Borghetti, ci collegheremo. Ci sono i bambini con lo striscione, stanno mostrando al pubblico del Rega Monteceppi. Intanto saluto gli ospiti di oggi. Formazione tipo, possiamo dire così, con mister Giulio Invernizzi. Ciao mister. Ciao Stefano, ciao a tutti. E con Stefano Menegatti. Ciao Ste. Ciao, buonasera a tutti. Formazione con cui abbiamo iniziato questa, anche questa stagione di LCN Stadio. Salutiamo in regia, come sempre, il nostro Fausto Riva. Oggi anche Ivan, salutiamo qui a farci compagnia. Ci colleghiamo a breve da Rega Monteceppi con Albino. Per questo Lecco Piacenza. Adesso possiamo anche leggere lo striscione dei bambini alla Rega Monteceppi dal campo, uniti dagli stessi colori. Allora, anche in Serie A, mi pare. Sì. Un messaggio abbastanza trasversale, credo, su tutti i campi. Un Lecco Piacenza. Intanto diamo uno sguardo subito alle formazioni, partita di cartello sicuramente, perché insomma arriva a Piacenza sempre una squadra blasonata che arriva a Rega Monteceppi, negli ultimi anni partita che ha significato anche tanto. Lecco con Pissardo, Zeliak, Enrici, Giudici, Ganz, Petrovic, Battistini, Vasic, Kraja, Morosini e Masini, questi in ordine di numeri, naturalmente un 3-5-2. Quello di De Paola, visto nelle ultime partite, Piacenza con Tintori, Parisi, Nava, Cosenza e Giordano in linea difensiva, Sulic e Castiglia saranno i due centrocampisti centrali, Munari e Gonzi sugli esterni, Cesarini e Dubicicas, le punte per la squadra di Cristiano Scazzola. Ciao Albino, dalla Rega Monteceppi. Ciao a voi, ciao Stefano. Allora, vediamo subito, Albino, ti chiediamo, c'è questo striscione portato dai bambini, un messaggio, credo sia un messaggio che si sveda su molti campi oggi. Sì, penso anch'io, ma il tipo contrapposto tra Lecco e Piacenza non ne tiene molto conto. Ok, l'atmosfera com'è complessivamente? Ma, giornata straordinaria, campo in fantastiche condizioni, è giornata ideale per giocare a calcio, l'orario è buono, il morale del Lecco è alto, altrettanto quello del Piacenza, dovrebbe uscire una partita tirata e bella, presumiamo. Assolutamente da sì. Sì, del pubblico direi che andremo sui 1.300-1.400 persone. Vabbè, comunque insomma lo ripetiamo ogni domenica siamo sempre piacevolmente colpiti. Sì, ma lo ripetiamo perché c'è sempre gente che non impara, no? Certo. Scusa la nota polemica, se tu non stai sul pezzo è difficile che puoi riuscire a dire delle cose sensate parlando di un argomento. Sono assolutamente d'accordo con te. Capisce. Sono d'accordo con te. Senti, due squadre che arrivano in salute, Lecco e Piacenza, perché riduci da una vittoria. Lecco che in casa sta facendo bene nelle ultime partite, ha faticato un po' di più in trasferta, poi però è arrivato anche il pareggio col Südtirol con la capolista, quindi sicuramente un Lecco che arriva bene. Confermato 3-5-2 guardando la formazione, fiducia a Morosini che sta rimpolpando un po' il centrocampo, sì, e sta facendo comunque bene. Ma io l'ho visto nella fase di riscaldamento e poi sono più di 60 anni che vado a vedere le partite, no? E vedo le fasi pre-partita, quando si muovi in un certo modo è perché sei bello carico, si carica molla, quindi Morosini mi ha fatto giocare, è un'arma in più per questo proseguo del campionato dei playoff che ci aspetta. Assolutamente, ti aspetti una partita con tanti gol, una partita aperta? No, mi aspetto una partita probabilmente aperta, perché Piacenza non è che ha molta alternativa, deve attaccarci e farà un po' il gioco di De Paola. Da noi li abbiamo battuti 1-0 nella seconda partita gestita da De Paola, sì. Abbiamo perso la prima con il Südtirol in casa e
Scazzola non l'aveva digerita bene allora, non la digerisce bene adesso, è un ex, quindi certo, quindi ci tiene, vediamo, ci tiene particolarmente. Va bene, dai, ci sentiamo al termine dei primi 45 minuti. Buona partita, buona atmosfera. Buona partita anche a voi, a tutti gli ascoltatori. Grazie a te. Li arriviamo tutti ceppi con questo sole magnifico. Grazie, a dopo. Una giornata sicuramente, come sottolineava Albino, ideale per giocare a calcio, no, ragazzi? Beh, cioè, oggi è uno spettacolo. Bella, non fa neanche troppo caldo, quindi... Sì, diciamo dopo il vento sì, incredibile di ieri, oggi è una giornata... Proprio aria pulita, aria buona, no? Ci voleva anche un po' di vento che pulisse un po' l'aria dopo le scarse piogge comunque, no? Della settimana scorsa, che c'è, purtroppo hanno... il periodo di siccità. Ma siamo sul campo, siamo sul pezzo, su Lecco Piacenza. Abbiamo detto di Scazzola, ex Blu Celeste, 98-99, 24 presenze e 5 gol per lui in Blu Celeste. Mister, tu invece che tipo di partita ti attendi? Cioè una partita, Lecco per caratteristiche può sposarsi bene contro un avversario come Piacenza, un po' diversa magari dalle ultime? Sì, vabbè, adesso stanno giocando, hanno rispolverato il 3-5-2 queste ultime partite, che poi alla fine era un po', diciamo, uno schema già conosciuto da parte di tutti. Lo trovo positivo perché comunque andiamo a valorizzare e a sfruttare un giocatore come Morosini, che io ho già un po' di partite che sto un po' caldeggiando un po' più di minutaggio, perché penso che possa essere veramente un qualcosa che possa dare qualcosa di importante a questa squadra. Perché vabbè, non dimentichiamoci che comunque a centrocampo Kraja e Masini stavano tirando la carretta dall'inizio dell'anno. Perciò un giocatore in più lì in mezzo che potesse dargli un po' più di respiro ci voleva, e poi comunque vedo che comunque la squadra sta bene fisicamente, morale c'è. Il Piacenza è una squadra che comunque è sempre difficile da incontrare e non in classifica, perciò sicuramente cercherà di strappare un punticino, però sicuramente vedo l'Ecco favorito in questo incontro. Ste, tu come la vedi? L'Ecco che... Sì, vedevo Yusufa Bob, tra l'altro. Yusufa Bob, ex Blu Celeste, visto in panca. Chissà che non ci possa essere qualche minuto anche per lui a partita in corso. Sì, oggi fa qualche, diciamo, test forse anche per i playoff, tipo Vasic dal primo e per Nestor lascia un po' a riposo, diciamo così. Poi, come diceva Mister, insiste su Morosini, probabilmente appunto per farlo arrivare bello brillante alla fase decisiva. Bene, sta facendo sì, bene. Sì, ma proprio per dargli forse ancora più minuti del solito. E per il resto, niente, siamo, credo... siamo in un buon periodo, siamo in buona fase, credo che sia importante poi arrivare ormai alla fase dei playoff in forma, e credo che anche in quell'ottica, ad esempio, oggi lascia Abuso e insiste un po' su Petrovic, così almeno da avere tre alternative, diciamolo, davanti. Sta insistendo molto su Petrovic, se dobbiamo guardare il rendimento, sì, che ha avuto. È quello un po' più, diciamo, visto nelle scelte, soprattutto, sì, all'inizio, nelle scelte dal primo minuto ha avuto molte, molte occasioni, e nonostante non abbia sempre poi risposto a... Esatto, sì, perché poi Nepi quando ha giocato, esatto, non ha fatto male, invece Nepi sta sacrificando un pochino. Sì, forse ecco quello un po', rivedere magari un po' di più Nepi, però diciamo magari si potrebbe credo forse dare qualche minuto a Mazzotti, giusto per averlo pronto nei diciamo nei playoff, però sì, un po' che non gioca effettivamente. Intanto oggi prima, credo che sì, con quel caldo qua forse vedremo tanti cambi, poi soprattutto sulla... per quanto riguarda la condizione, secondo te ci può stare, ci può stare. Le squadre sono nel cerchio di centrocampo, scambio di gagliardetti con il direttore di gara, che è il signor Giorgio Di Cicco di Lanciano, gli assistenti di giornata Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia, Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore, quarto uomo Federico Cosseddu di Nuoro. Prima della partita c'è stata la premiazione di Ivan Merlisala, non gioca quest'oggi, è in panchina, 150 in Blu Celeste per lui, sicuramente un traguardo molto importante. Merlisala nelle sue due esperienze in Blu Celeste, lo sappiamo, la prima, insomma, quella sfortunata nell'anno della retrocessione 2012, poi il ritorno qualche anno fa, tre stagioni o quattro forse ormai or sono in Blu Celeste. Tanto vediamo Luca Giudici oggi capitano,
Credo 4. Adesso, la memoria sicuramente sì. farà difetto, ma penso 4 perché prima, 4, della, sì. prima della promozione. È arrivato l'anno di Gaburro. Sì. L'anno di Gaburro sì, della promozione. È arrivato lì. Non era già, io ho perso il conto, ma sono già. Allora, sei sicuro, mister? Sì, sono sicuro anch'io. No, e quindi, scusa, c'hai ragione. L'anno prima. L'anno prima della promozione. L'anno prima della promozione. Sì, sì, mi ricordo. E quindi 2 DD, adesso siamo alla. DD, questa è la terza. Terza. Quinta. Bene, a memoria si è messo tutto. Gli anni passano, noi invecchiamo, l'Ecco rimane però, cioè, salvo così questa. Però insomma, vabbè, ce la condiamo via così, in per non pensare al tempo che passa. Chiacchiere perse, come direbbe. Sì, qualcuno. Stiamo temporeggiando in attesa dell'inizio della partita, che è già leggermente in ritardo, che sono già le 17.31. Sì, Luisella, diciamo, ci scrive su YouTube, forza l'Ecco, forza ragazzi. Stavano, si erano schierati dietro lo station, i giocatori dell'Ecco, i giocatori del Piacenza di Eterno Abitare si sono un po' persi. Quindi fa qualche secondo di attesa, adesso sarà Piacenza, sì, da sinistra a destra con la maglia bianca, pantaloncini rossi ed Ecco prima divisa, righe verticali sfumate con la maglia di quest'anno, col color oro, i numeri, sì. Stiamo aspettando ancora l'avvio, cioè, tanto diamo uno sguardo di Cicco che sta aspettando qualcosa, non si capisce, non si è capito cosa aspettino, perché vediamo. Qui sono già in ritardo da un po', si parte adesso? Finalmente si parte. Si parte con l'Ecco Piacenza. Le altre partite della giornata 3 sono già terminate, ovvero Fiorenzuola su Tirol. Insomma, ha esagerato un po' oggi su Tirol. Sì, per una volta ha fatto 4 reti, 0-4. Padova già Nerminio, però risponde presente il Padova 1-0. Triestina Pro Vercelli 4-2. Parecchi gol dunque in questa. Beh, arrivano, 11 gol in 3 partite. Quindi arriveranno lo sconto diretto. 36esima. A 2 punti. A 2 punti, sì, perché dovrebbe essere settimana prossima. Sabato. Albino Lefe Virtus Verona, le gare delle 17.30, Feralpi Salò Pro Patria, Juve Under 23 Renate, Lecco Piacenza naturalmente, Mantova per Golettese, Pro Sesto Legnago, Seregno Trento, vi daremo aggiornamenti anche in tempo reale su queste. Per quanto riguarda la Serie D si sono concluse le due partite delle Lecchesi, ieri l'anticipo della Brianza Gigantese sconfitta 2-0 a San Giuliano, col San Giuliano City, mentre la Casatese oggi pareggiato 0-0 a Ponte San, all'Egler di Ponte San Pietro. Dunque risultati non positivi per le due lecchese in questo turno, Casatese che è ormai centro classifica con invece la Brianza Genatese penultima, sì, in questo rischia. Momento, che rischia veramente tanto. Torniamo però a Rega Monticeppi. Sì, ci ho provato con la giocata Vasic che staziona a destra mentre Giudici è qui a sinistra, non è riuscito a saltare l'uomo e ha perso palla sulla linea laterale, fase difensiva. Tanto hanno inquadrato anche la curva sud abbastanza popolata, quindi probabilmente, come dice Albino, un buon ambiente oggi per una partita comunque importante, perché l'Ecco Piacenza è sempre sì. nome di cartello. Intanto Giudici che sgroppa sulla sinistra, mette dentro per Morosini un buon pallone, e non arriva però la deviazione del numero 24, ma anzi la rimettono in avanti. I biancorossi provano a sfondare sulla sinistra, anche loro, un cross questa volta basso, agisce bene il centravanti che bravo, si Masini gira. A rientrare? Sì, 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 che sull'uomo è stato bravo a attendere il momento giusto per intervenire. Intanto ancora Morosini che si fa vedere in queste prime fasi, e poi Giudici che... Giudici quest'anno veramente personalmente mi ha stupito perché è totalmente ripreso... Sì. E ha fatto vedere anche quel carattere che magari gli era un po' mancato gli anni scorsi, invece quest'anno veramente ha fatto vedere quello che anche penso il mister sia d'accordo e ci si aspettava da lui. Sì. E forse proprio il mister che lo sponsorizzava spesso negli anni passati. Comunque a Monza aveva fatto un campionato. Quest'anno si sta vedendo. Aveva fatto un campionato importante, era andato in doppia cifra, aveva richieste della Serie B, perciò. È un giocatore che si sta rivelando utile in tante nelle due fasi, no? Anzi, volendo guardare, gli mancano qualche gol. Sì. Che compensa con gli assist, comunque quest'anno. Poi si spende molto in fase difensiva, quindi. Intanto una brutta palla proprio per lui da parte di Kraja, non riesce a controllare. Forse rispetto all'anno scorso forse è riuscito a pulire un po' di più, diciamo, prima Mario Vari c'era tanto fumo, invece quest'anno magari agisce poche volte in avanti, ma molto ben decisivamente, non so se esiste il termine.
tanto l'Ecco che copre bene, anzi no, lui che perché è andato a recuperare palla proprio Giudici lì sulla destra in ripiegamento difensivo sull'azione di Munari. Ho visto, ecco, infatti ho visto che c'è un po' di difficoltà nell'uscire palla al piede. Piacenza che recupera il pallone sul vertice dell'area, buono il tocco sul fondo, parte cross, non arriva né un paio di giocatori, poi ancora palla dentro, gol del Piacenza con troppa facilità, però sì, Munari, proprio Munari completamente libero nell'area, cioè, piccola. Hanno fatto quello che hanno voluto però nell'area, la facilità con cui hanno dialogato, sono arrivati sul fondo bene sì. Palla dentro e poi... Sì, sono poi la palla, il primo cross. Addormentati. Il primo cross ha passato 3-4 teste, sia nostre che loro. Sì, dalla destra. Ma sulla dentro, sulle ribattute, cioè, forse. Rigiocano subito la palla da sinistra, palla dentro, non la toccano in due, poi arriva liberissimo Munari. Tre uomini fuori. Sì. Non si capisce Munari, probabilmente purtroppo forse il Giudice che se lo perde. Sì, però lì non dovrebbe neanche esserci Giudici, lì Giudici doveva stare. Cioè sia Cesarini che Dubiskas liberi al centro dell'area non riescono ad agganciare il pallone, però Munari, che ha tagliato da destra, ha seguito l'azione, liberissimo. In sacca l'1-0 del Piacenza, prima azione e primo gol fondamentalmente, subito gol del Piacenza. Sì, perché aveva provato sulla sinistra, ma poco o nulla. Siamo nel quinto minuto, adesso vediamo l'Ecco che cerca subito di rispondere. Petrovic dalla destra, la palla dentro, la traversa di Morosini, quasi a colpo sicuro, traversa di Morosini, l'Ecco che ha risposto subito purtroppo sulla traversa. Partita pirotecnica, eh? Petrovic, buona la giocata sulla destra, palla diciamo verso il centro dell'area dove Morosini è andato a battuta sicura dal dischetto del calcio di rigore. Che bello il destro al volo di Morosini. Diretto Piattone, sulla traversa. Sì. Quindi l'Ecco che subito ha provato a rispondere. Adesso Masini, anzi era Kraja, che ormai non lo riconosco più, quando avevano tagliato i capelli. Morosini, la palla dentro, non perfetta, c'è anche una deviazione. Il Piacenza prova a uscire, no, Petrovic, anzi in zona, prova la conclusione, dopo l'errore in disimpegno, non trova deviazione, palla sul fondo. Mister, difesa dell'Ecco in occasione del gol, sì, rivedibile. Sì. Loro bravi, hanno fatto l'azione, sono arrivati sul fondo, comunque quando arrivi sul fondo sei sempre pericoloso, però poi hanno avuto il tempo di rimettere la palla, di arrivare... Troppa facilità, anche perché era la seconda volta che arrivavano con quella facilità di palleggio. Sì, era sul solo, fondo. Anzi ci è arrivato lì Giudici che non doveva fare quella chiusura, non so, lì Enrici e Battistini si sono un po' persi. Sì, sono stati attratti dal pallone, sono andati molto... erano vicino al portiere, non vicino alla palla. Importante però la reazione subito dell'Ecco che c'è stata con la traversa di Morosini. Sì, ancora adesso si è subito riportato avanti. Dà l'idea di essere una partita che potrebbe finire con molte reti, visto l'approccio alla gara delle due squadre. Si è visto bene subito Petrovic, tra l'altro. Che è stato lui a dare la palla a Morosini, giusto? Sì, che anche dopo è stato pronto sull'errore. Con lo Giudici? Giudici rientra bene sul destro, attende per il cross, lascia Kraja che ragiona ancora con Zeliak, addirittura solo tre quarti. Poi la palla sulla destra, un po' complicato l'azione di, non capisco se è Masini, il cross, la palla che finisce Giudici, la mette Giudici! L'abbiamo chiamato, manca solo il gol a Giudici. Che partita, ragazzi! Sì, sì, l'ha lasciato 7 minuti per terra, è stato bravissimo a tenerla giù. Se gli è passato sotto le gambe qualcosa, che il portiere non... Ma sinceramente non penso che proprio l'abbia talmente preso bene che il portiere è rimasto quasi fermo. Quasi fermo. L'azione di là è stata Vasic che poi ha lasciato a Masini il cross, che è stato lungo per tutti, tranne che per Giudici. Anzi, anche un tocco di testa, Giudici mette giù di petto e poi sotto le gambe al contendente che ha lasciato praticamente... Insomma, il portiere... E Giudici che dice, ha fatto un gesto verso non so chi. Comunque, l'avevano chiamato appunto e l'Ecco che è stato bravo a rispondere subito. 8 minuti, 1-1. Un siluro raso terra a botta sicura, portiere non senza colpe, è proprio rimasto fermo. E sì, beh, cioè, al di là che è passato sotto le gambe, però. Al limite fuori dall'area, era al limite dell'andare, e diciamo sì, sotto le gambe, ma
un intervento alla disperata, quindi il pallone l'ha visto probabilmente. Grande gol di Giudici comunque, davvero, 8 minuti e mezzo, siamo già 1-1. E comunque Lecco che diciamo ha lasciato un po' a desiderare nelle retrovie, però sta giocando comunque, adesso ancora Piacenza che ci prova. E 8 minuti, 2 gol, una traversa. Appunto, Lecco infatti ha preso anche la traversa. Eh sì. Decisamente tanto già da raccontare. Non ci stiamo annoiando. No, rispetto a quelle partite in cui le ultime dicevamo a volte, no, siamo al 40esimo, non sappiamo cosa... Sì, diciamo, l'unico problema è riuscire a riconoscere. Ci potrebbe Piacenza perché col sole, la maglia chiara, non si vede veramente niente. Si deve andare un po' a intuito, per posizionamento. Tanto ci prendiamo il primo break di giornata sull'1-1. Sì, loro dovrebbero... www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. And I'm Less Normal, More Mocca. L'energia di domani è Opel, Simply Electric. Nuovo Opel Mokka, scoprilo nei concessionari e su opel.it. Sala Luciano, concessionaria esclusiva Opel per Lecco e provincia. Via Fratelli Figini 10, Lecco, salaluciano.it. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Bella azione dell'Ecco, Petrovic è andato via in dribbling sulla sinistra, l'appoggio per Giudici, poi tentativo di servire Ganz, però non è riuscito, anzi ha trovato una deviazione e la palla è arrivata a Ganz, che però è con due uomini addosso, beh, non so, batte anche lui con due uomini addosso, si è trascinato sul fondo. Tra l'altro portiere oggi Tintori, che ha praticamente la maglia, la prima maglia di Piacenza, non si vede spessissimo, no? Piacenza che in maglia bianca con la seconda. Sì, è capitato, se ricordo ancora qualche, quando Buffon era a Parma ancora, sì, tanti anni fa, che giocava con la prima del Parma. Coralieco sulla destra. Bello il tocco dentro. Masini si sta lanciando spesso e volentieri in area di rigore. Lui e Morosini lasciano a Kraja lo schermo davanti alla difesa. Fatica e a uscire ancora Masini. Con un tecco scivolato, poi non riesce a liberare il pallone, ce la fa alla fine Kraja. Morosini, bello il tocco in aria per Petrovic, la conclusione che non ci fanno vedere. Chissà cosa alta sopra la traversa. Chissà cosa sarà successo, no? Finisce in curva nord. Petrovic comunque attivissimo, ha toccato forse più palloni oggi che in tutte le altre parti di questa. Era molto in palla. Ha dato una palla Morosini di prima, l'ha messo... Diciamo c'è tutte le qualità dell'Ecco, il combattente Masini, la qualità di Morosini e Petrovic. Ma sai cosa, Masini da mezza più... Cioè, di buttarsi. Avendo Kraja dietro. L'anno scorso quando era tra esterna e mezza. Che poi è forse il suo ruolo... È proprio Masini adesso prende una bracciata. Stecca. Non dovrebbe esserci niente di particolare, spero Castiglia. Diciamo che da quando c'è un centrocampista in più si sta vedendo, è comunque un Lecco molto più partecipe nel gioco, più aggressivo, con la capacità di andare sempre a raddoppiare, insomma, sugli esterni o inserirsi. Diciamo che Castiglia il braccio lo fa partire. Sulla tre quarti, sì. Magari anche il cartellino giallino, un bel giallo, sì. Sì, poi si è scusato subito perché, per carità, però... No, sì, Masini da terzo. Poi, comunque c'è da dire che non ha fatto fatica De Paola a dare questa impronta, perché è una squadra che arriva ormai da 3 anni che gioca così, perciò ci è voluto poco nell'andare un po' a riproporre questo schema di gioco. Sì, diciamo che all'inizio si è fidato un po' di più di un 4-4-2, no? classico, abbastanza basico, se vogliamo dire così, con cui spesso non mi sta probabilmente più facile quando arrivi in corsa a dare degli equilibri. Poi dopo però ha ridato, cioè col 4-4-2 ha rimesso, diciamo, un po' incarreggiati i terzini e gli esterni. Perché dopo, adesso invece che sono in forma, sta col 3-5-2 li può sfruttare a pieno. Sì, in questo momento stai sfruttando molto Masini innanzitutto, gli esterni e poi Morosini, che sta dando sicuramente quella qualità che oggi che è partito bene. Sì, sì. E poi fanno proprio lui e Masini.
Mazzini sono praticamente è il triangolo ma con i due, col vertice basso e i due che sì. vanno sì. Tra l'altro come vertice basso probabilmente più di Kraja sarebbe forse Lora quello che per caratteristiche, per caratteristiche no? sì. a difesa con Kraja che magari anche lui da e poi forse Kraja un po' più di qualità sì. no magari meno e meno meno visione di gioco o meno capacità meno di incontrista da incontrista può essere qualche sì. fallo in più qualche palla in più la recupera però poi in impostazione Lora si perde un po' cosa che Kraja ancora Morosini il pallone dentro questa volta non arriva Petrovic ma poi il Kraja lo tiene vivo Giudici dentro ancora ancora sì, interessante sì. che non tocca però nessuno sì era interessante così Giudici col mancino ma si sta avendo molto nessuno. Diciamo gioca molto sul cross dal vertice dell'area dal tre quarti non si accentra troppo non si allarga nemmeno adesso c'è il rinvio dal fondo di Tintori ci arrivano le immagini da Regamonticeppi di Matteo vediamo inizio partita di Nun Maiolo con una delegazione di Lecco che adesso ci prova ancora con ucraini, Petrovic che stava per riconquistare la sfera Petrovic che tanto ho criticato in passato oggi vabbè che abbiamo criticato ci sta provando giustamente era criticabile nel senso all'inizio della magari dell'anno e anche nelle ultime partite i primi caldi magari lo hanno rivitalizzato oggi sembra molto in palla decisamente in palla Petrovic. Sì, come dicevi tu, forse l'unico ancora, siamo al quarto d'ora ormai, quindi l'unico forse ancora un po' fuori a Basic, perché c'è Mazzini che sì. spesso lo sorpassa, diciamo così. No, tra le foto anche che ci ha mandato Matteo, il momento in cui Giudici lascia partire il destro del pareggio. Bello, sì, da far vedere la scuola sì. calcio. È molto composto nel calcio Luca Giudici. Poi qui è andato anche abbastanza a botta sicura, visto... Tintori leggermente spostato, no? Sì, gli è caduta proprio giusta sì. e lì vai di controbalzo. E... Perché proprio ho voluto metterla sì, lì, no? Sì, nell'angolata sì. sul primo palo, c'era lo spazio per segnare. No. Ganz sull'esterno della rete. Che grande azione dell'Ecco, adesso la voglio rivedere perché lì a destra. Basic, credo. Forse Basic che ha salvato un pallone che sembrava destinato alla. Sì, gli hanno scodellata. Sì, Basic, sì. che dal fondo con l'avversario davanti riesce comunque a mettere la Ganz. Sai cosa? Troppo poco angolo aveva da lì Ganz. Ma tutti e due hanno fatto due cose sì. comunque belle. Perché anche Basic sul fondo con l'avversario davanti è riuscito comunque a... E questa non era perché di controbalzo prenderla la presa bene, un po' troppo, diciamo, stretta sul primo palo. Un bel Lecco però sì, in questi sì, primi sì, 17 sì, minuti sì. Morosini porta via il pallone e poi non meriterebbe il vantaggio è stato bravo a recuperare dopo lo svantaggio subito a freddo e poi anche una traversa loro solo comunque solo il gol al momento solo la prima azione che hanno fatto sì. bella dialogando bene sono arrivati sul fondo poi però veramente difesa ferma perché se riesci a rigiocare la palla da destra a sinistra sì. due volte insomma se siamo senza mai prenderla probabilmente non eravamo ancora bene entrati sì. in partita lì tanto qui gioco fermo calcio di punizione per il Lecco sono i classici gol a freddo che non sei sì. ancora tanto concentrato peccato perché comunque per come siamo partiti 1-1 è un po' poco perché stiamo facendo praticamente tutto noi sull'esterno della rete poco fa anche il tiro di Ganz anche lui è molto attivo in questo inizio di gara, tutti bene là davanti, sì, hai detto bene Ste, forse Vasic fino a quest'ultima azione era quello che meno si era coinvolto, fatto sì, però lui e Ganz non li si è meno messo in moto ora con quella bella azione di poco fa. Beh, ancora via. Adesso Petrovic ancora largo sulla destra, sì, poi ovviamente Vasic deve anche un po' patire, ci sta sì. gli invasioni. Qui fallo, ma è già fuori, fuori sì. già di là. Già uscita la subisce un po' le invasioni di campo, diciamo così, di Mazzini e Petrovic, quindi magari anche lui non può galoppare, però prima l'ho fatta e bene. Io ho anche un'altra diciamo così sensazione che la presenza in campo di Morosini dia molta più sicurezza sì. No? Lui ha personalità lui comunque è un giocatore che ha esperienza a questi campionati comunque li ha già fatti da fallaccio qua su Basic. Giallo arriva il giallo penso per Giordano adesso vediamo se no Castiglia ripiegamento sì. Forbice sì.
Castiglia. La forbice, siamo ci sta. Sulla tre quarti offensiva, l'Ecco dunque che avrà un bel calcio di punizione, primo monito della partita Luca Castiglia. Sì, poteva anche lasciarlo un po', diciamo, accompagnarlo un po' là sulla linea laterale, però Modosini mi dà l'impressione un po' di, cioè, non so, un po' un Ibrahimovic, nel senso anche grosso, alto, ma con i piedi buoni, quindi anche un po' mettere in banca il pallone dandolo a lui, quindi... che è quello che poi la funzione per cui è stato schierato nelle ultime partite, negli ultimi minuti, tenere la palla. Vediamo proprio Morosini che va a scodellare questa punizione. Dai ragazzi, 19esimo, siamo all'altezza dell'area di rigore, 19 minuti quasi 20, 1-1 ricordiamo, controversa per il Lecco e un paio di occasioni ancora importanti per i Buceresti. Non si batte ancora sulla punizione. Sì. Va Morosini, alta rimessa fuori, Masini pasticcia, poi però riesce comunque a disturbare l'avversario. Bravo, perché arriva, partiti forte in tre. Enrici mi pare che completa il disturbo e mette palla in rimessa laterale. Erano partiti forti in tre, almeno non ci abbiamo preso subito Parisi, aspetta, una pausa, sì. No, gioco fermo, andiamo in pausa. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Locale storico del 1800. Dal 2020 il Bottegone è il vostro punto di riferimento nell'area di Lecco per ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te e giardinaggio. Recati presso la nostra sede principale di Monticello Brianza. I nostri esperti saranno a tua disposizione per aiutarti nella selezione e farti scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze. Tanti nuovi prodotti innovativi sono inseriti in vendita periodicamente. Vieni a trovarci, ti aspettiamo! www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Rieccoci in studio, 1-1 sempre al ventesimo. Lecco che però Morosini aggancia il domestico un pallone al limite dell'area, lo serve a Giudici sulla sinistra, il Giudici punta al fondo, rientra sul destro, palla dietro, Kraja non riesce a controllare, perso il tempo per attenzione, però ancora viva Masini, la botta da fuori alta sopra la traversa, grande Lecco. Piacenza non ce la fa a uscire dalla propria tre quarti, Lecco feroce nel recupero palla, vista come l'abbiamo visto poche volte, approccio giusto, siamo in partita, siamo pericolosi, manca proprio il guizzo, ma ci siamo vicini. Secondo me riuscire ad andare all'intervallo in vantaggio mettiamo già una bella ipoteca alla partita, perché loro non li vedo pericolosi, a parte qualche... No, non c'è fallo qua, niente. Cesarini che va... ancora anche sulla destra, Munari accompagnato fuori, accompagnato sul fondo, come ci raccontava il nostro Albino dallo stadio, un bel colpo d'occhio con 1300-1400 spettatori che sicuramente stanno assistendo a una bella partita, quindi anche questo va sottolineato. C'è una buona delegazione di presenza di tifosi piacentini in curva 200, sud, 200-300 ci sono, come era lecito anche, no, probabilmente aspettarsi. Tanto non so se non c'è vento, no, perché sai che a volte sembra quasi dal rimbalzo della palla, perché come frena, che il rinvio di Pissardo sembrava quasi fosse stato frenato dal vento. Allora, a vedere, gli alberi non sembrano muoversi tantissimo. No, ma anche proprio in giro oggi non c'era tanto vento. Però in un paio di occasioni ho avuto anch'io quella sensazione, soprattutto inizio partita, non so, magari qualche folata che ogni tanto può arrivare, ma... Vedremo, Kraja. E loro ci aspettano, vedi che sono sempre... Sì, però lo stanno facendo tanta fatica comunque a ripartire. Difendono bassi, non escono più di tanto, vanno un po' più dalle linee di passaggio, ma non c'è mai l'uomo aggressivo però niente di... Piacenza che nelle ultime 5 ha 2 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, questo è il ruolino di marcia. Intanto Feralpi salò sul 2-0 contro la Propatria, sono gli unici gol segnati finora, perché la Juve forse è stata annullata, aveva segnato ma è stato annullato, le altre partite sono tutte sullo 0-0, dunque
No, comunque che Piacenza, come diceva il mister, è sempre remissivo, perché poi se rientra fin nella propria metà Sì, campo ha... di aspettare, vedi, fa proprio le scalate giuste, chiudere il Piacenza passaggio. che secondo te a livello di classifica in queste ultime tre Provate il partite tacco Petrovic per me, per Morosini in area, non è andato a buon fine, si però. gioca all'ottavo posto playoff il Piacenza, perché può, diciamo così, puntare a superare la Juventus Under 23. Più in Poco su non alto. credo possa fare, sono 5 punti di svantaggio nei confronti della propria Senso, l'ha Vercelli. già perso, quindi 43, 4, sì, Mentre beh. invece l'Eco può, deve cercare di blindare almeno il quinto posto. Renate sembra ormai andato via a più 7, complice la vittoria nell'ultimo turno e il pareggio dell'Eco. Le speranze residue sono sicuramente quasi scemate del tutto, però deve difendersi dall'attacco di Trestina e Provercelli per difendere appunto questo quinto posto, che può voler dire comunque tanto, no, in Eh playoff, perché partire da quinti lo sappiamo. È diverso che partire dallo scorso sì, anno, quando eravamo più non sesti, settimi, salti salti un un turno turno, rispetto all'anno scorso. quarto, due turni mi Sì. L'anno sembra, giusto? Il quinto, un turno. scorso avevamo chiuso la stagione regolare sesti, Sesti. e quindi Siamo abbiamo usciti dovuto giocare un subito. turno in più. Poi siamo usciti purtroppo col Grosseto, Sì, eravamo ma alla frutta. non troppo No, convinti. non troppo Eravamo convinto. alla Quest'anno diciamo frutta. che così la sensazione è che possiamo fare Sì, molto sì, meglio sì, ai sì, sì, playoff sì. dell'anno scorso. Poi è chiaro che Beh, andando avanti diventa molto complicato, sinceramente, però sì, complicato, è però. complicato. Tanto ho visto ieri il Catania ha smesso completamente l'attività, Sì, è giusto? stato Quindi gli più atleti. dibattenti, insomma, perché era una situazione che si trascinava da molto tempo, Sì, era già purtroppo. fallito a ottobre, novembre, mi pare, ma già con Peccato proprietà. perché, insomma, piazza storica come No, Catania, era per dire, perché in con C un ci seguito. sono tanti nomi, ma poi alla fine in zone alte non sono così tanti, c'è anche il Picerno, squadra che blu. Tanto adesso Mentre punizione centrale per i blu celesti, Morosini Morosini, Scodella, secondo no, non ci arriva palo, non nessuno. c'è. Invece poi abbiamo visto il gol del portiere del Modena ieri, no? Che ha L'ho visto in diretta. 91esimo e in diretta col rinvio Sì. di E 80 metri, che ha deciso la sfida contro ti Limolese. dico, un po' il vento, un po' il portiere che Sì, prendono un un po' il po' portiere era innanzitutto. decisamente fuori dai Però pali, però ha sì. fatto questo rimbalzo spinto dal vento. Probabilmente non ti aspetti un rilancio così lungo Partitone e di Azzi e gol di per Greffi, A due ex. proposito di due ex, Lecco e Piacenza anche per Greffi, Sì, perché è stato un anno sì, sì, sì. anche nel Piacenza, quindi prima di andare Ha al Modena. fatto l'1-0 lui, poi 1-1, l'Imolese su rigore, poi ha fatto Sì, c'è la Bari che ha 26esimo vinto. intanto, No, dimmi se. davvero la C, Girone C, la Bari che ha vinto, e il Palermo Avellino, quindi nomi con Catanzaro. Poi Beh, c'era diciamo però, che francavi, da Bari, sì, Monopoli, Monterosi, Foggia, giusto, beh, sono sempre Picerno. comunque piazze molto Sì. seguite, cioè con Sì, tifoserie certo, comunque molto Monopoli c'è da dire che numerose. c'è Sì. giù un Lecchese, Alberto Colombo, Dove scusa, che a Monopoli? Ah, Monopoli sì, che ha certo. fatto un campionato strepitoso, una Ex squadra. allenatore Sì. anche di Olginatese, no? No, Giusto? no, 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 lui ha allenato a Reggiana, ha allenato No? No. su Tirol, di Cesana, Beh, Alberto. diciamo Ha che giocato ricordo, aspetta, sono a andato a memoria. Lecco, Ha giocato a Lecco e e a a Como e a Como, Monza. e a Sì. Monza. No, non lo ricordavo, Fine è anni passato forse per 90. l'Olginatese tanti anni fa, No, no? no, 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 lui ha fatto le giovanili del Forse mi Renate, poi era confondo. andato a fare le giovanili della Pro Patria, prima squadra della Pro Patria, poi è andato a Reggio, Reggiana, ha fatto i playoff per andare in B, poi ha fatto su Tirol, Vicenza e poi dopo l'anno scorso è andato a Francavilla e l'anno prima a Arzignano, Francavilla l'anno scorso le ultime partite, poi quest'anno è andato a Monopoli, doveva salvarsi e Beh, sono a playoff. comunque ex blu celesti che si fanno Sì, onore, sì, perché sì, anche sì. Molto bravo il il Verci, Bebe in certo. Serie Eh A. beh, certo, Volvenza. Ci fermiamo un attimino. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. Rilassati e soggiorna in un posto come casa tua. Eh no, io voglio evadere da casa. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria. Tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348-8329-295. CostaMarinaPeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport.
28 minuti sul cronometro a Riga Monticelli, 1-1, partita che si può dire sia un po' calata di intensità, no? In questa fase centrale del primo tempo. Sì, L'Eco che ha spinto tanto per una ventina di minuti, poi ha ha provato un po' il passato piacenza, via. adesso Sì. a riportarsi avanti, però Alzato un po' ancora il baricentro poco. la squadra emiliana. Sì, c'è Alberto Colombo, ha fatto Como, Palazzolo, Lecco, Como, Monza, Abinoff, Como, Chiasmodi, è sempre queste zone. Da giocatore, intendo. No, ma io mi ricordo c'era un altro Alberto Colombo, ai tempi dell'Lecco dei fine anni 90, quindi. Forse dei tempi di Scazzola, perché poi Sì, Scazzola 98 perché, ma 99 penso quindi. sia, infatti, sia ex, non mi ricordo se erano stati compagni in quegli anni, comunque in quegli anni all'Ecco c'erano bei centrocampisti. Ah beh sì, decisamente. Adesso attenzione, riesce a farsi avanti in Piacenza sulla sinistra, il tocco in area, il campanile, bravo, giudici ad allontanare ancora però Biancorossi Davvero sulla bravo destra. Giudici, anche a livello difensivo oggi sta. Munari, palla al centro, conclusione alta, sopra, un po' in ritardo i Eh centrocampisti sì, lucchesti, però palla occasione alta. altissima che finisce direttamente tra i tifosi del Piacenza e Curva Sud. Non ci sono altri gol intanto dagli altri campi di Serie C, sì, mister. Sì. Sì, no, sto vedendo, è poi la seconda volta che vengono in avanti che Dopo il gol parate, non erano dopo il più. gol, parate non ne ha fatte pissato, ma anche a livello poi di occasioni siamo sempre comunque in una situazione che non stiamo rischiando e stiamo sempre proponendo. Molto probabilmente facciamo un po' fatica perché il loro atteggiamento è quello un po' di chiudere gli spazi, di non lasciarci tanta profondità, infatti sono lì tutti abbastanza vicini e facciamo un po' fatica a entrare. Omnipresente, giudici che va. Oh, qua brutta palla di Morosini, la perdono, attenzione. Vediamo se c'è recupero in qualche maniera della squadra blucerossa che rallenta il Piacenza, Sì, si rischiera però la difesa ripiazza. dell'Eco per fortuna qua. Parisi attacca Giudici, vediamo, cerca il fondo, Giudici lo segue, parte cross Pissardo. Con sicurezza la fa sua, no? Dicevo onnipresente giudici perché veramente abbiamo visto andare a recuperare un altro pallone Comunque quando c'è in porta un portiere così, in che dà sicurezza, sicurezza, sui cross, cioè. mi sta piacendo decisamente No. tanto giudici. Pissardo lo sappiamo, no? Poi magari quando viene chiamato in causa freddo risponde sempre presente, questa partita Su quello finora non poteva far inoperoso. niente, ma come Sì. adesso un'azione che poteva essere un po' pericolosa, palla in aria esce con una sicurezza. Allora, i giri del motore sono un po' stati abbassati dalla formazione di De Paola, chiaro che però ci devi provare fino alla fine, perché questa è una partita che puoi vincere, lo ha dimostrato nei primi 20 minuti il Lecco, con la facilità con cui è andato in rete, ha colpito una traversa, ha avuto un'altra grande occasione da gol in pochi minuti, reagendo allo svantaggio, Vediamo, no, c'è ma. fallo. Sì, fallo di Ricci. Enrici, sembra Ok, palla cominciamo Ricci, poter Ricci. recuperabile Enrici, però Diciamo anche che Cesarini, loro un hanno preso un fallo. po', diciamo, le Di misura, misure, sì. cioè, Devo sottolineare hanno che. sbandato quei 10 minuti che potevamo fargli il gol e adesso si sono un attimino un po' compattati. Riassestati, eh? No, palla che finisce sopra la tribuna, ma l'Eco che ha recuperato anche molti infortunati indisponibili. Nelle scorse settimane avevamo avuto parecchie volte anche una panchina corta. Quest'oggi invece tanti giocatori nelle scelte a disposizione di De Paola, perché abbiamo Libertazzi, Lora, Marzorati, Lacti, Purro. Merlisala, Nesta, Sparandeo, Nepi, Sberna, Italenghe, Buso. Sparandeo che è rientrato anche Bella dalla giocata dal squalifica. Piacenza. C'è Tordini che è quasi Quasi pronto. pronto, quindi magari chissà che per i playoff. Parisi, cross secondo palo, Zeliak in Fuori. angolo. Perché io lo voglio vedere da seconda punta Tordini, cioè vorrei vederlo con Ganz, perché potrebbe essere anche un'arma in più da spendere nei playoff. Ora. Ha avuto un infortunio grave, non si è trovato all'inizio con il mister Zironelli, non si era trovato nelle scelte iniziali di De Paola, però non è che diventi brocco Ma all'improvviso, molto Tordini. probabilmente all'inizio nessuno si aspettava che potesse essere un giocatore di quella portata, ma poi Angolo dalla sinistra del Un angolo di Piacenza, Piacenza. battuta dentro, c'è un colpo di Deviazione. testa deviato però dal blu celeste in Sì, rimessa rimessa laterale. nella zona d'attacco per il Piacenza. Che si sta tenendo adesso in avanti da qualche minuto. Parisi,
cerca lo scambio in modo si infila sempre bene tra le linee di passaggio a Piacenza. Non ci sono altri gol, diamo uno sguardo ancora agli altri campi, no, mi sembra proprio di no. Per quanto riguarda invece, seguiamo intanto l'azione del Sì, Piacenza. sono sempre qui sulla destra, adesso Munari, ancora sul Poche secondo idee palo, però fino adesso per il Piacenza, che Ziliak, e andiamo. agiscono sempre sulla destra cercando di mettere questi cross profondi, se invece è bravo Vasic a recuperare Sì, palla guadagna e anche la rimessa rimessa laterale. laterale, sì. E per quanto riguarda il Piacenza, invece, a disposizione, e concludiamo anche questa disamina delle riserve a disposizione di mister Cristiano Scazzola, Pratelli, Tortora, Rillo, Tafa, Lamesta, Marchi, Bob, abbiamo detto ex blu celeste 2 stagioni fa, se non sbaglio, sono già passate, no? Rabbi, Marino, Armini, Massimiliano Rossi e Ruiz. Tanto battuto la rimessa Sì, laterale il buona Lecco, uscita che per esce il piede bene, sì. del Lecco. Adesso giudici in posizione molto arretrata, decide di ragionare. Eh sì, proprio ci sta, no? Che tu possa magari rallentare un pochino per poi cercare magari di accelerare nella ripresa, no, mister? Non Sì, abbiamo sfruttato sta spendendo bene comunque tanto a livello energie. l'effetto gol pareggio di giudice, abbiamo fatto quei 10 minuti che potevamo. Rischio del Piacenza, alla fine è la conclusione di Vasic di Poteva fare prima chicco. qualcosina. Eh sì, Andare perché qua tira piattone avanti. Ah, alto, ma già. per come era lanciato, se la porta in aria o lo mettono giù è davanti al portiere. Oppure andare a calciare Sì, diversamente, perché ha calciato un po' è sbilanciato dietro di piatto, se vai magari calciato. d'interno, è No, chiaro che la ma palla poi aveva poca energia, però con l'uomo anche abbastanza che gli stava non arrivando avevamo addosso, fatto in poteva tempo a tenere. leggere lo striscione esposto dalla nord. Ma comunque è già la seconda volta o terza volta che il Piacenza fa questi errori, questi passaggi orizzontali al limite se non nell'area di rigore. Prima Petrovic e adesso Vasi ci hanno provato a approfittarne, non ci sono riusciti. Mentre adesso Munari dalla parte Eh sì, opposta che qui lascia spingono Parisi, cross ancora una volta, sempre Ezeliak da mette destra. fuori, c'è poi il tentativo di conclusione al volo che è sballato, ma neanche poi così tanto di Sunic Sulic. finisce anche questo in curva Stiamo sud. facendo fatica qua perché con il terzino e l'esterno alto creano il 2 contro 1 con Giudici e c'è Morosini che sta facendo un po' fatica ad A andare la linea coprire, avanti. sì. Eh sì, Invece perché di là praticamente non sono mai, non sono mai scesi. sono mai scesi. Sì, Morosini fa un po' di fatica perché non ha il passo per E sì, e aiutare Giudici si Giudici trova un po' a lì raddoppiare. dovrebbe essere Ricci che si allarga e spinge fuori Giudici sul terzino. Sta prendendo un po' più di coraggio il Piacenza questo finale di tempo. Sì, c'è Masini che lotta sempre. Poi intendiamoci, non abbiamo corso assolutamente nessun rischio, No, ma è l'unica cosa che riescono a eh. fare. Giudice incontenibile, qui Oh! non c'è fallo, va a sbattere contro Sulic. Cioè, sembrava più fallo, però. Vedi che Attenzione, se ne va consapevole. bene il Piacenza, il tentativo di entrata in area, chiamano un fallo e c'è il rigore. Mi sembra che abbia indicato il dischetto del È rigore. giallo per Enrici. Enrici? È giallo per Si è Enrici. visto poco. Non so se è stato forse un colpo di mano No, mi o sa che l'ha l'ha agganciato. agganciato. No, non ho Prima visto di bene vederlo, perché grande quel. azione di Cesarini. È una Sì, no, fallo mano. di mano netto di Enrici che gioca da terra. Mano, Sposta, fallo gli sposta, stupido. con la mano il pallone. Grande azione di Sì, Cesarini. l'ha mandato per le terre. E da terra, appunto da terra, gli ha proprio dato il pugnetto Allora, appena. rigore per il Piacenza al minuto 37. Chi c'è sul dischetto, Ste? Non ho visto se Cesarini stesso, Probabilmente forse. Cesarini, sì. Contro Pissardo, sì. Dai, Sì, ottima la giocata del 10. Pissardo. Sotto lo spicchio di Parte sud con i tifosi del il Piacenza. fischio. Ehi, In angolo. in angolo, si distende sulla destra. Grande tuffo di Pissardo. Era anche forte. Abbiamo Zoppata detto, sulla destra, eh? Sì. bel tiro, bella parata. Vediamo se parte prima. Battezzalo l'angolo giusto. Sì. Grande No, parata bella, di bella, bella. Pissardo. Avevamo detto, abbiamo anche il portiere. Calciata, non l'ha Eccolo. calciato male, L'ha eh. È stato forse messa bravo. un po' a mezza altezza che Se la era raso fonfa. terra, magari, sì. Però, ragazzi, cioè, che balzo Mamma mia, di che Pissardo. forza nelle gambe di stendersi, Abbiamo no? detto Così, prima, insomma, il ti pare portiere. anche il rigore, cosa devi dirgli?
E beh, io ho sentito qualcuno quando ha avuto un momento un po' no lamentarsi di Pissardo. Ah, c'è Luke Manzoni, intanto che ci Cioè, scrive: signore. settimana scorsa, quando parlavamo di ex che stanno facendo bene, hanno No, segnato anche no. Emmaus e Nacci per il Campobasso. Ecco perché ha nevicato lo scorso weekend. Due punti esclamativi su Emmaus, mette, perché effettivamente è un evento abbastanza raro, però. Tanto l'ecco che si distende ora sulla destra, c'è Messo giù calcio di Vasic. punizione. Beh, aveva nevicato infatti, no? Lo scorso Settimana weekend. scorsa sia ad aprile, sì, Appunto. infatti, può essere per allora, calcio di punizione dalla tre quarti, zona d'attacco dell'Eco. Morosini potrà scodellare in area un altro pallone interessante, vediamo. Comunque Vasic, con Importante tutto andare che almeno è in messo parità, no? molto Dopo questo poco e recupero. tutto, ma comunque anche lui ha delle doti e delle armi No, perché è a suo importante, sì. favore. 2002 poi fa altre cose. Morosini sì, vabbè, ovviamente. Praticamente siamo sulla linea laterale, ma all'altezza della linea dell'area di rigore, dalla destra c'è tutto solo Soletto Petrovic qui sul secondo palo. Ovviamente vediamo se verrà ripreso. Palla bassa, Vasic prova di districarsi, la riappoggia Morosini per un altro cross, ancora basso. Vasic non ci arriva, palla messa in rimessa laterale per i Blucelesti. Forse Morosini poteva alzare meglio, Un po' di almeno più, uno sì. dei Sì, due. l'ho messa un po' bassa. Sì, poi perché avevo visto Petrovic, forse Ganz staccarsi qui sul secondo palo. Mentre intanto adesso è lo stesso Simone che gira il pallone per base, c'è ancora atterrato, c'è il fischio, sì. Punizione molto più interessante questa, Sì, perché siamo decisamente, qua potresti quasi andare con ver giudici. 3-4 metri dal vertice, anche un po' di più, 4-5 metri dal vertice dell'area di rigore, non proprio Sì, però la sì. posizione migliore, è Era un ancora pestone. a Castiglia, Una bella gamba 14. alta, a piede Castiglia che è già ammonito, martello, giusto? sì. Intanto invece Enrici è stato ammonito, non ha Sì. segnato, Tra l'altro ecco, sull'azione del esattamente. rigore la palla persa di giudice è quella che poi ha scaturito Vabbè, capita. questa uscita. Si fosse l'unico errore però Sì, a cui sì, sì, possiamo sì, sì. Sì, imputare dico, nel Pissardo momento che Blucelesti, poi non sì. hai copertura dietro, perdendo Vediamo se palla, Morosini difficoltà. da qua potrebbe anche andare in porta, batte lui. Beh, sarebbe veramente vicino, c'è anche Kraja, che comunque ha un buon piede, però. È pericolosa, se la mette nell'arietta piccola a giro con Ganz. Vediamo. Io secondo me tira in porta, sai, Oh! Nell'area la parata. piccola la mette fuori Tintori, non una palla semplice. Insomma, senti la rimozione. Giudici, tre quarti, pesa il tiro. Sì, Vabbè, Tintori ha ci provano perché Tintori mi sembra. un paio di tocchi di toppo Non mi sembra Tintori. sicurissimo negli interventi. Ci prendiamo un piccolo break intanto. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. Lineelecco.it www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Perché poi la seconda volta. Rientriamo in studio, non è successo niente. L'ecco che prova a manovrare ancora. L'ecco che però sta reagendo come se avesse subito quel rigore. Ricordiamo che invece Pissardo ha parato, quindi 1-1 ancora. Una bella l'azione di chi era? Non c'è Ganz falla, per non c'è Morosini, che niente. viene attaccato alle spalle senza fallo, a detta del signor Di Cicco. Lì poteva esserci Attenzione, una bella Munari, punizione. cross in qualche maniera, Zeliak, che rischio. Intervento decisivo però, per Di Sì, Zeliak che nell'area va. piccola ha rischiato l'autogol quasi. Però evita l'intervento dell'attaccante del Piacenza, rivediamo. Bravissimo, in scivolata, anticipa Sì, ma Dubiskas. complicatissimo perché in scivolata Sì. nell'area piccola andando verso la porta è riuscito comunque a metterla sull'esterno, sul fondo. Allora, fatico a trovare un Buceleste insufficiente in questo primo tempo, Cioè, francamente, tutti stanno facendo il loro. Attenzione al cross, come al solito si vede poco Pissardo, No, di senza qua sta problemi. facendo fatica. Fa un A po' destra fatica così. Enrici, sì, ma Sta lì, tra facendo l'altro adesso gioca anche col peso del fatica. giallo, Sì.
Ma perché poi, come diceva il mister, è preso sia lui che i giudici sono un po' presi di infilata. Perché... Che però a meno che mette di qua Masini e lascia di là Morosini e... oppure poi potrebbe mettere due, no, ma così, con Masini sì, di qua sì, può dargli un po' più di aiuto. Io mi aspetto anche che nella ripresa però possa esserci una sostituzione di Enrici, che adesso gioca anche col peso del giallo, e tanto c'è un fallo di Gans, un giocatore Piacenza, no, Fausto, chiedono intervento di Pizzoni, si rialza, fa vedere qualcosa. Beh, spero si è rialzato bello pimpante, non c'ha... Direi che non ha niente il buon Tino Parisi, che si è rialzato ora. Dicevo, gioca anche col giallo Enrici, stiamo già soffrendo su quel lato lì. Chi potrebbe entrare però? Stavo guardando, fare il braccetto a sinistra, Sparandeo, mister, oppure devi cambiare un po' caratteristiche con Marzorati. E... può anche andare a 4. Con Merghisala. Oh no, anche qua, infatti. Può anche andare a 4. E se dipende come si metterà, probabilmente. Se vuoi vincerla puoi andare anche a 4. Eh sì. Scienza ancora a sinistra. Niente di che. Sulla sinistra fa molta più fatica. Non credo ci sarà un recupero, anzi forse può darsi anche che fosse un minuto, direi un minuto per i due gol probabilmente. Beh, sì, ma sì, forse neanche, non c'è stato il rigore. C'è stata sì, credo più di un minuto sicuramente no. Allora, Pissardo va a rilanciare, Marco Pissardo autore di una parata strepitosa sul rigore di Cesarini. Sì, è strano come... attenzione però, giudici che viene abbattuto, calcio di punizione per il Lecco. No sì. Vabbè, ha fatto segno di no, però qui sono spallata abbastanza netta, sta arbitrando anche bene, sì. Giudici non lo prendono mai, comunque quando cerca di saltare l'uomo è qui la spallata di Parisi netta. È stato bravo Giudici perché ha sentito che arrivava, sì, e gli si è messo davanti a farsi sportellare apposta, esatto, diciamo così, per quello che ti dico, andando a 4 con Giudici più alto, secondo me possiamo avere magari sgravato anche la competizione, sì, togli 30 metri di campo, sì, magari quando Morosini cala un po', calcio di punizione, allora affidato proprio a Morosini dalla destra, qui a giro potrebbe andare in porta, vediamo, sì, ci va e Tintori. Fa sembrare le parate sempre più difficili di quelle che sono, ma in realtà era sopra la testa, cioè, sì. Vediamo un minuto di recupero ci facendo, sì. Fausto, vediamo, era forte, andava sotto la traversa, però dà sempre l'impressione di vederla, sì, non, no? Non rischia mai la, no, ha fatto una parata in tuffo per... abbiamo mai visto fare una parata sotto la traversa, angolo dalla sinistra, quello va sfruttato, questo Morosini basso ancora, ecco, si è mancato un po' Morosini, appunto un po' basse, sì. Non tutte, perché anche la punizione, no, questa andava calciata un po' più sul portiere, visto che fa un po' fatica a uscire. Vediamo intanto Petrovic che difende un buon pallone, Kraja lo disco della prova per il 10, che però non se ne avvede, palla sul fondo. Beh, se va a 4 chi... se va a 4... toglie una punta. Battistini rimane centrale con Seglia che... no, potrebbe togliere Morosini o Kraja, uno di due, però sì, un po' di rischio forse togliere Kraja. Vedremo. Però dovresti comunque mettere Sparandeo terzino, terzino e inserire un centrale, quindi vabbè, vai Enrici vicino a Battistini. Però Enrici gioca col giallo, secondo me non è, però magari da centrale può stare più tranquillo. Boh, vedremo. Vedremo un po', intanto finito primo tempo 1-1, a breve ci colleghiamo con Albino del Regamonti. Movimentato primo tempo. Direi un po' a due facce, anzi tre fasi quasi. Albino, mi senti? Assolutamente. Ciao, eccoti. Stavamo commentando un po' tre fasi di un bel primo tempo, inizio ottimo del Lecco, poi che ha recuperato subito lo svantaggio con grande autorità anche la traversa colpita da Morosini, poi una fase un po' di stanca nel finale, ancora pirotecnica la partita, rigore che c'era tutto, abbiamo visto il fallo di mano nel replay di Enrici, e poi però Lecco subito in grado di reagire bene. Assolutamente, con grande parata di Pissardo, ma però adesso voglio dire, la partita è una bella partita, mi sembra, senza essere fazioso, che le conclusioni, il più delle conclusioni abbiamo noi, le abbiamo tirato 5-6 volte verso la porta e anche nello specchio della porta. Il portiere con il preso non mi è sembrato un granché, sempre piazzato bene, però sempre con la respinta. Quindi se fossimo più astuti e giocassimo più vicino alla porta con qualche attaccante avremmo rischiato.
segnalo due cose che a me sono sembrate evidenti. Uno, spesso su Petro Cinale ci sono dei falli di trattenuta che meriterebbero perlomeno una sanzione, se non nel rigore. Non so se l'avete notato. Ma quello abbiamo notato di meno noi da qua, forse allora, tu da lì più facilitato in questo. Ma proprio una cosa da gente attaccata all'uomo come se fosse attaccata una cotta allo scoglio. E poi l'altra cosa è stata ci sono un battibecco sull'archivista tra De Paola e Scacciola. Scacciola che non tutta partita che sta rompendo le scatole con delle interlocuzioni con il pubblico, con la panchina, con la sua squadra, con gli avversari, e quindi deve aver detto qualcosa, e quando sono usciti c'è stato anche un tentativo di arrivare alle mani. Caspita, quindi ci dai notizia di cronaca da lì. È stato trattenuto De Paola, uno che non si può stare in piedi, certo. E è stato trattenuto più volte da Angelo Mazzarri. Quindi nervosismo, insomma, su queste provocazioni. Nervosismo e provocazioni che nascono da avanti in partita. Se avete letto le dichiarazioni di Scacciola prima di questa partita, voglio dire, uno che all'andata ha perso e che questa qui la deve ancora giocare, se è appena normale, sta un po' stupendo a parlare. Eh sì, invece si vede che comunque sentono la pressione, no? Almeno dopo, soprattutto dopo questo primo tempo, sente la pressione. Ha visto un Lecco sicuramente molto molto in palla, che avrebbe meritato il vantaggio, perché come dici giustamente tu, le conclusioni sono state veramente molte e molto pericolose del Lecco. Abbiamo avuto la stessa impressione qua con mister Invernizzi e con Stefano, stavamo commentando che Tintori non dà grande impressione di sicurezza nei suoi interventi, il portiere Piacentino, dunque sicuramente nella ripresa questo Lecco si alza un pochino, dà l'impressione ad Albino che se alziamo un pochino i giri del motore il gol può arrivare. Direi di sì, oltretutto siamo in grado, secondo me, di aprire sempre sulle facce dove abbiamo giudici e vasi, che sono due giocatori che stanno facendo una grande partita. Aggiungerei a questi Morosini, che sta ritornando ai suoi livelli, ai livelli per i quali si è stato conosciuto come grande giocatore. Sono d'accordo con te, sono tutti veramente giudici in condizioni di forma strepitose. Strepitose, e questo ci fa ben sperare per il prosieguo dei playoff. Aggiungo che Pissardo ha fatto il suo come sempre, andando a prendere l'angolo giusto su un rigore che non era facile. No, era stato calciato bene, l'abbiamo rivisto più volte, calciato molto bene da Cesarini, ma grande risposta di Pissardo, veramente. Sì, veramente, questo qui, e questo potrebbe essere un segno del destino, perché quando sbagli questi gol da qui, perché il rigore è sbagliato, sempre per una prodezza del portiere, d'accordo, però è sempre un tiro, secondo me, sbagliato, no? Anche se l'ho calciato bene, ma probabilmente ha scelto l'angolo sbagliato. E potrebbe dare che nel secondo tempo questo discorso lo paghi pesantemente, attenti ai falli in area, ve lo dico adesso. Okay. L'arbitro qui scriverà sicuramente a pigliare qualcosa, e siccome nelle aree ci arriviamo facilmente, con delle belle triangolazioni, anche con dei bei lanci lunghi, direi che è qui dove si può fare la partita, oltre che dal tiro da fuori, dove ci abbiamo sempre Kraia, lo stesso Giucci, lo stesso Morosini, che possono bastonare chiunque. Assolutamente. Va bene, Albino, grazie. Allora, buon secondo tempo, ci risentiamo tra poco meno di un'oretta, allora, per il finale della partita. Va bene, perfetto, a dopo. A dopo, grazie Albino. Perché ci prendiamo una piccola pausa anche noi, torniamo però tra qualche minuto. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Locale storico del 1800. Dal 2020 il Bottegone è il vostro punto di riferimento nell'area di Lecco per ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te e giardinaggio. Recati presso la nostra sede principale di Monticello Brianza. I nostri esperti saranno a tua disposizione per aiutarti nella selezione e farti scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze. Tanti nuovi prodotti innovativi sono inseriti in vendita periodicamente. Vieni a trovarci, ti aspettiamo. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Rilassati e soggiorna in un posto come casa tua. Eh no, io voglio evadere da casa. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargaro. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria. Tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante, a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348-8329-295. Costamarinapeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar.
www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Il compenso del tuo amministratore di condominio ti sembra elevato? Il rendiconto non è chiaro e trovi sempre dei costi che non ti convincono? Non riesci a contattarlo per gli interventi urgenti che vengono eseguiti solo dopo ripetuti solleciti? Se il tuo condominio non è gestito come vorresti e hai deciso di cambiare l'amministratore, puoi farlo subito. Con Media Progea SNC, società leader nel settore dell'amministrazione condominiale. I titolari Chiara Benegiamo e Domenico D'Ulisse operano nel settore con metodologie consolidate e vincenti da oltre 30 anni e sono a tua disposizione per un preventivo o una consulenza gratuita. Ecco tre buoni motivi per sceglierci. 1. Convenienza. La forma all inclusive ti assicura un costo fisso annuale comprensivo di tutte le spese, senza sorprese a fine anno. 2. Reperibilità. Il tuo amministratore condominiale è sempre disponibile e rintracciabile in caso di emergenza. 3. Trasparenza. Il fascicolo di rendicontazione annuale ti mostrerà lo stato economico del condominio e quello di sicurezza degli impianti. Se vuoi un amministratore di condominio sempre al tuo fianco, chiama il numero 0341 35 36 46. Spedisci una mail a info@mediaprogea.it o visita il sito www.mediaprogea.it. Ti aspettiamo nella nostra sede a Lecco in via Montanara 18. Media Progea, l'amministrazione condominiale come non l'hai mai vista prima. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. And I'm Less Normal, More Mocca. L'energia di domani è Opel, Simply Electric. Nuovo Opel Mocca, scoprilo nei concessionari e su opel.it. Sala Luciano, concessionaria esclusiva Opel per Lecco e provincia. Via Fratelli Figini 10, Lecco, salaluciano.it. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Buonasera dalla redazione. In primo piano la guerra tra Ucraina e Russia. Il presidente ucraino Zelensky torna a parlare di una trattativa per la pace. Nessuno vuole negoziare con chi tortura, dice, ma una soluzione va trovata. Poi, in un colloquio telefonico con il cancelliere tedesco Scholz, chiede nuove sanzioni alla Russia. Secondo il consigliere di Zelensky, un incontro tra il presidente ucraino e Putin sarà possibile solo dopo la fine della battaglia per il Donbass. Nell'est del paese, l'esercito della federazione ha fatto muovere verso il sud un convoglio lungo una decina di chilometri e con un centinaio di mezzi. Intanto la NATO sta lavorando per schierare una presenza militare permanente ai propri confini per contrastare una futura aggressione della Russia. La Farnesina è contraria ad un intervento della NATO, seppur l'Italia ha già dato circa 600 milioni di euro in aiuti. Il ministro degli esteri Di Maio afferma: ci opporremo ad un intervento militare della NATO nella guerra in Ucraina perché questo porterebbe ad una guerra mondiale militare. Siamo già in una guerra mondiale, ha detto Di Maio, ma fortunatamente non dal punto di vista militare. Emergenza sanitaria. Nelle ultime 24 ore l'Italia registra 53.253 nuovi casi di Covid a fronte di 75.206 tamponi. Lo riporta il bollettino diffuso dal Ministero della Salute, secondo cui i morti sono 90, i dimessi e i guariti sono 45.130. Gli ingressi in terapia intensiva sono stati 3 e le nuove ospedalizzazioni 15. Il tasso di positività si attesta al 15,1%. E il virologo Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, parla in un'intervista delle nuove varianti Covid. Non dobbiamo temere le ricombinazioni dei virus appartenenti a sottovarianti dello stesso ceppo, come è il caso di quella denominata XE, ma avverte possibili nuove minacce potrebbero piuttosto arrivare da nuove varianti che hanno acquisito mutazioni diverse da quelle conosciute. Nel Regno Unito un ufficiale di polizia è stato ferito in un attacco a colpi di macete a Forest Gate, nella zona est di Londra. L'agente ha riportato alcune ferite al braccio. Scotland Yard ha escluso al
al momento ogni ipotesi di terrorismo. Un portavoce della polizia ha detto che a compiere l'aggressione sarebbe stato uno psicolabile, il quale è stato ora ricoverato in ospedale con una lesione significativa, ma non è in pericolo di vita. Il calcio, colpo grosso della Fiorentina, che nella 32esima giornata di Serie A batte 3-2 il Napoli. Brutto passo falso per gli azzurri agganciati dall'Inter, sempre a meno uno dal Milan, impegnato stasera col Torino. Al Mapei Stadium l'Atalanta dice addio al sogno qualificazione Champions. I nerazzurri crollano sotto i colpi di Traoré, che con un gol per tempo condanna la Dea all'ottavo KO stagionale e regala al Sassuolo l'ennesima vittoria di prestigio di questo campionato. Grazie al colpo di testa al 94esimo di Becao, l'Udinese vince 2-1 in casa del Venezia. Dalle 18 in campo, Roma-Salernitano. Era l'ultima notizia, a più tardi. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Per anni Manuel ha ricevuto botte anziché carezze. Il giovane Ahmed vagava per il mondo senza meta e Sofia si faceva del male perché si sentiva ignorata. Oggi sono al sicuro con noi ed è bello vederli sorridere. Chiama adesso l'800 20 20 32 e attiva una donazione regolare a favore dei Salesiani per il sociale. Ogni giorno insieme daremo ai giovani che dalla vita hanno ricevuto meno degli altri tutto l'amore che ci ha insegnato Don Bosco. Chiama adesso, grazie. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Riconosci i tuoi attimi di relax e quelli in cui devi mettercela tutta. E se non ci sei, risparmia energia. È il climatizzatore che regola la temperatura in base a ciò che fai. Kireia. Design italiano, tecnologia giapponese. 2R, gli specialisti nella vendita e installazione di condizionatori monosplit multisplit via K Rossa 22 Lecco. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Dopo la squadra sfidante, ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! È arrivata la riproduzione della storica felpa dell'AC Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplecco.it. AC Lecco, la passione continua. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. Linelecco.it www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. And I'm Less Normal, Mon Mocca. L'energia di domani è Opel, Simply Electric. Nuovo Opel Mokka, scoprilo nei concessionari e su opel.it. Sala Luciano, concessionaria esclusiva Opel per Lecco e provincia. Via Fratelli Figini 10, Lecco, salaluciano.it. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. E poi? Rientriamo in studio... Non è ancora iniziata la partita, non è ancora iniziato il secondo tempo di Lecco Piacenza 1-1. Si vedono parlottare Malgrati e De Paola. E De Paola? Vediamo se De Paola si è anche un po', diciamo così, calmato dopo, conciliabolo con mister Scazzola, di cui ci raccontava Albino al termine del primo tempo. C'è il vantaggio alla fine del primo tempo della Pergolettese a Mantova, 1-0, non avevamo detto... Gli altri parziali, anche Juventus Under 23 Renate 1-0 per i bianconeri. Non sembrano esserci cambi. No, direi di no. Così a naso, andiamo a vedere. Volevo darvi anche il marcatore della Juve, Brighenti, al 37esimo del
Primo tempo, tra i risultati che sono cambiati. Si attende l'avvio. C'è sempre un avvio complicato, anche primo tempo, anche adesso. Sì, non so cosa stanno aspettando. Di Cicco, aspetta. Ma non c'è non hanno iniziato qualche minato sulle contemporaneità, no? Tanto diamo anche questo parziale. Manchester City Liverpool 2-1, a fine primo tempo. Già che ci siamo. Sì, dimmi se scusa. No, dico, magari non so se è contemporaneità o queste non cose penso, qua. No, infatti mi sembra. No, ma proprio perché mi sembra strano che aspetti così. Dopo questa due partite, giusto? O tre, scusami, no, due, 37esima e 38esima giornata, sì. Perché questa è la 36esima, no? E vediamo. Tanto ecco che adesso agirà sì. Dalla sinistra, quindi attaccherà verso la curva sud. Vediamo se c'è ancora la stessa verve dell'inizio del primo tempo. L'Eco che aveva risposto subito presente dopo il vantaggio del Piacenza. Tanto ci ha provato subito un'azione sulla destra che però si è persa sul fondo. Andiamo Tintori, portiere discusso. Buon Tintori, sì, che ha fatto il suo, però l'ha fatto sempre con qualche patema d'animo, no? Sì, diciamo che sul gol, come diceva mister, non è che... abbia proprio brillato, no, diciamo, di riflessi. Sì, anche di sì, senso di posizionamento. Ma... al contrario di Pissato, che invece sul rigore calciato da Cesarini ha fatto una paratissima. Tanto adesso Zeljak appoggia proprio su Marco Pissardo, numero 1, Luce Leste, che non lo ricordiamo mai, ma comunque anche lui 98, quindi brutta pallaccia Pissardo qui, evita la out, fenomeno, bravo, di petto, bravo, di petto riuscire a farlo, dicevo, il Pissardo che comunque non ce lo si ricorda mai, ma comunque ha 23 anni, quindi sì. Gioca 98. Gioca ormai come un veterano, tra l'altro lo fa già da 2 anni abbondanti, no? Quasi. Eh sì, arrivava già da due anni. Lui arrivò a Livorno, questa è la terza stagione di Pissardo, giusto? Un pareggissimo. Sì. Beh, da quando siamo in C è sempre stato lui il portiere. È venuto l'anno di C. Eh sì, quindi... perché mi ricordo in prestito il primo anno, poi forse... all'inizio giocava Bertinato e poi ho iniziato a giocare lui, basta. Sì. Tanto attenzione, azione sulla destra. Come fai a toglierlo? No, così. Angolo. Che Bertinato stava facendo anche bene. Sì. Angolo sulla destra. Tra l'altro hai un secondo come Libertazzi, che è un 94, ha molta esperienza, però giustamente non ha mai visto il campo. Poi secondo il giocatore dal rendimento di Pissardo diventa difficile. Siamo a un calcio d'angolo per il Piacenza, 48esimo. Ripresa dalla luna. Con l'ombra che si è allungata sulla curva nord. Questo effetto luce ombre. Palla al centro, il campanile ancora, giocatore a Piacenza, la parata di Pissardo sul pale, poi palla che finisce però in rete. C'è il gol del Piacenza. Non ma... è riuscito a salvare la sfera col numero 4 Nava. Ma io voglio rivedere perché tutti immobili. Non ha staccato Nava verso il secondo palo. Pissardo è riuscito ancora una volta con una parata simile a quella del rigore a buttare la palla sul palo. Palla che poi non so se ha sbattuto a quel punto su Pissardo stesso oppure. È finita in rete, vediamo. No, dall'angolo c'è un colpo di testa a campanile. Campanile, poi c'è. Poi Vana è rimasta lì. E poi forse autogol, no? No, Vanava, palo, Pissardo non ci arriva e poi la palla entra dentro. No, lui con le dita l'ha messa sul palo, se si vede. Non si capisce se la tocca a o sensazione. Meno. Mi sembra che proprio. Però ancora una volta difesa immobile, come fanno ad andare a staccare sempre due volte, mister? Giocatore del Piacenza. È rimasta lì. Cioè, diciamo, grande partita, però siamo sempre sotto, 2-1. Piacenza con poco sforzo, prima palla buttata dentro, anche a inizio ripresa, ma è vantaggio. Inizio partita, inizio ripresa. No, ma poi il sempre azioni comunque cross, diciamo, angoli o... ma poi che poi è una situazione che arriva che poi, da inizio anno fondamentalmente, perché i primi mesi di quest'anno eravamo sempre in difficoltà sui calci piazzati, sta un po' tornando quel problema che sembrava essersi un po' sistemato. Vediamo adesso se l'Eco sarà bravo a riprendersi nuovamente. Buono lo scambio Vasic, Petrovic guadagnano la rimessa laterale
che fosse, ma è difficile anche dire, perché qua comunque è una situazione di calcio piazzato, quindi non puoi dire situazione di gioco, ha sbagliato qualcosa, proprio attenzione anche nelle marcature. Il colpo di testa di Nava non è che Nava abbia schiacciato la palla, l'ha colpita quasi il pallonetto, l'ha proprio indirizzata, cioè, indirizzata sul palo, e poi è arrivato con una quasi terzo tempo in solitaria, tutto molto lento è stato, no, per dare l'idea anche a casa, non ha dato forza alla palla, la palla pallonetta è andata sul palo, Pissardo si è, che partiva da un po' posizione defilata, si è tuffato, quasi la tocca, forse la sfiora, palla va sul palo e l'MLM entra in rete senza che i difensori possano intervenire. Chiaro, sì, un po' di sfortuna anche qua, però c'è da dire che te al primo sei chiamata la sfortuna, sì, qua la sei chiamata, perché fai saltare due volte in piena area di rigore gli avversari, così ancora una volta avvio molle dell'Ecco, che ora si trova a dover rifare tutto ancora da capo, e vabbè, vediamo se c'è la reazione. Una partita che sembra un po' stregata, ecco, no? Sì, perché poi comunque ricordiamo, c'è stato anche appunto il rigore parato, poteva già essere sotto nel finale di primo tempo, sì, quindi sì. Ha detto anche campanelli che... d'allarme, sì, ce ne sono stati, sì, adesso sì, apre Ganz sulla destra. Sì, perché ha un po' mollato dopo quei 20-25 minuti oggettivamente molto buoni, l'Ecco poi ha tirato il rimo in barca. Beh, ha calato il ritmo, diciamo, poi Piacenza non è che abbia fatto sfracelli, ha fatto il suo, e l'Ecco ci ha messo. Si ha aiutato il Piacenza ad andare sul 2-1. Vediamo se c'è la reazione della squadra bluceleste di De Paola a questo nuovo svantaggio. È un peccato. Al primo anno di C, scrive Luke, c'erano Bacci e Safaricas. Ah sì, è vero, Safaricas giocava, tra l'altro, c'era il titolare, ha iniziato quello, poi è andato via. Battistini centrale nella difesa 3 non dà sicurezza, scrive Luke. Massimo Pissardo viene dall'Arezzo, ma questo l'avevamo detto, si chiama Arezzo, sì, Arezzo. E ragazzi, la memoria è quella che è. La memoria è quella che è. Ci si prova. Ma... Safaricas. Si Bacci. Sì, Safaricas che era, giocato poco, però, arrivava dall'anno prima e si è ritrovato, c'era tra virgolette sul gruppone, noi l'anno dopo anche. Eh sì. Forza ragazzi, c'è ancora tempo per rimediare. Luisella, forza l'Ecco, assolutamente sì, speriamo che ci sia il tempo per, cioè il tempo c'è, speriamo che ci sia l'opportunità di recuperare. C'è bisogno di una scossa subito, però, perché sì, qualcosa va a cambiare. Cambio, vediamo se cambia l'Ecco. No, lo cambiano loro da Rossi. Rossi, tanto dopo 7 minuti di una partita che è portato in vantaggio, vediamo se sa, vediamo chi esce. Andiamo, non si vede niente. Non se ne è neanche accorto, forse adesso. Andiamo. O esce dall'altro lato? 14, 16, no. Castiglia? Parisi, Castiglia dovrebbe essere, dice Fausto. Allora. Rossi per Castiglia. Che era l'unico ammonito. Eh sì. Vedi che probabilmente non vuole rischiare Scanzola niente. Scanzola cerca di... Sì, probabilmente come imitare. Terzino... Come terzino rischia sugli affondi, e quindi ci ha messo, diciamo, l'ha messa in sicurezza un po'. Eh sì, quindi sa quello, magari qui sta pensando anche De Paola con il Ricci che ha ammonito. E diciamo che la complicazione è che se anche vai a mettere un cambio, diciamo, vai forse ad abbassare i 300, a parte Mazzolati, perché il problema è proprio che sui cross siamo in difficoltà, quindi adesso c'è il tentativo di lancio a profondità. Sì, Leggo che il secondo tempo non l'ha approcciato benissimo neanche in avanti, adesso Morosini rincorre il suo avversario, a Piacenza ancora che si prova a buttare in avanti, per fortuna il servizio è sbagliato, va sul fondo e non c'è stata ancora la reazione del Leggo, perché per adesso veramente sembra di vedere un Leggo che ha patito un po' il gol a freddo. Eccoci, Mazzolati, appunto, e Buso. Mazzolati e Busi, quindi sì, probabilmente si cambia fuori. Kraja. Kraja e Vasic, giusto? Sì, quindi va a 4. Va a 4, l'avevamo detto al primo tempo, bisognava solo capire chi avrebbe cambiato. Seglia che spinge... Seglia che Enrici sugli esterni. Sì, Enrici più difensivo, nel lato difficile. E metterà Masini
vicino a Morosini, ma... No, Masini... E Morosini centrali? Sì. Sì. Beh, bisogna vedere Morosini da centrale giudici da una parte. Morosini da centrale puro, se... usa dall'altra, sì. 4-4-2, vediamo. Morosini da centrale puro, vediamo se ce la fa. Beh, c'è Seguiamo la rimessa laterale, vediamo se Lecco riesce subito a proporsi sulla destra. Seguiamo questa azione. Lora e Lacti in panchina. Petrovic ci prova, fermato. Rimane in zona d'attacco, Lecco, seguiamo questa azione. Poi ci prendiamo giudici un piccolo che break, è andato sulla destra. Sì, quindi, può essere così. Sì. Morosini muso a sinistra. Davanti le due punte. Se ne va Petrovic, palla dentro. Sì, e c'è una deviazione. Nessun pericolo per Tintori, che si è messo il berrettino per essere più sicuro. Anni 80. Molto gli Benji. Piccola pausa. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. LineeLecco.it www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Entriamo con il Lecco che ci ha provato. Buso subito a sinistra a mettere dentro una palla. C'è stata una deviazione forse? No. Proprio steccata lui. E allora va a rinviare Tintori col suo cappellino nero che fa notizia. Lecco sotto di un gol, non c'è ancora stata la reazione 2-1 intanto della Juventus Under 23 su Renate. Intanto Masini circumnaviga l'avversario. Però con i due cambi vediamo se danno un po' la spinta a Lecco, no? Con questo assetto che cambia da 3-5-2 a 4-4-2. Vediamo un po' quello che stavamo dicendo nell'intervallo. Sì. Si pensava solo di capire chi sarebbe più, uscito. Andando sotto, motivo in più. Preferito tenere la qualità di Morosini piuttosto che la corsa di Kaya, anche perché a centrocampo loro non è che abbiano spadroneggiato, quindi probabilmente si è preso questo rischio. Adesso naturalmente Piacenza che può, certo che Piacenza veramente, però prima azione al primo tempo segni, seconda azione al primo tempo del secondo tempo segni. Sì, ha fatto tre cose, cioè ha fatto due gol in rigore senza fare niente. Sì. Adesso si mette ovviamente tutta dietro la linea del pallone a aspettare Lecco, a cercare di chiudere le linee di passaggio. Bello lo stop di Petrovic per Ganz, che si è visto solo in occasione del tiro al primo tempo. Un po' fuori da sì. E beh, Ganz. Preso l'esterno della rete. Calcoliamo sempre che Ganz... Sono quei giocatori che ti appaiono e poi scompaiono. Il primo che cercano di non fargli arrivare il pallone è lui, No, ma poi speriamo dico, no, che primo qui. Pallone che gli arriva dentro l'area. Speriamo che compaia nel momento giusto. Il suo modo di giocare. Il suo modo di giocare è quello, non è uno che viene dentro tanto nel campo a dialogare con gli altri. Però qua abbiamo cominciato a lanciare palle a cavolo. Adesso giocando con i due terzino e l'esterno alto dovremmo arrivare un po' più sul fondo e sfruttare un po' lui. Se invece cerchi di scavalcare il centrocampo con questi lanci, c'è poco da fare, Per adesso non si è ancora vista questa situazione. Attenzione a Piacenza centralmente con Dubičkas che arriva quasi al limite, apre sulla destra. Vediamo se va sul fondo. Murato, grande intervento difensivo. In due tempi Lecco se la cava, c'è fallo. Ricci che era stato bravo a chiudere lì. Grande rischio però qui a Piacenza, ogni volta che va arriva sul fondo da veramente di diamo a Ricci che... Bravo, Ricci. Sì, chiude bene. Chiude sul tentativo di cross di Munari, però Piacenza che dà sempre l'impressione ogni volta che arriva sul fondo di poter creare dei pericoli. Rimessa laterale sempre per il Lecco, dai. Sta tendendo il posizionamento Enrici e poi va. Cerca di andare da Petrovic che in due tempi non riesce comunque a controllare il pallone, poi sfonda la Piacenza e Pissardo fa... da muro occupando più spazio possibile per disturbare la conclusione che finisce fuori. Sì, però qua ogni volta ragazzi sta dentro
Infatti anche io ho aspettato Cesarini chiude cosa. Uno splendido 1-2 con Dubiskas, che poi entra in area, calcia di destro, Pissardo chiude l'angolino in uscita, si è mossa la rete perché ha toccato l'esterno, dando l'illusione di essersi insaccato. Sì, Pissardo è uscito, ha occupato più spazio possibile, ha obbligato Dubiskas ad angolare. Adesso attenzione, Gans, l'abbiamo chiamato dalla destra, cerca il cross. Dov'è la palla? Bella domanda. E rimessa la terra. Rimessa la terra. Giudici, anzi Zeliak. Zeliak chiama i suoi a andare in area di rigore. Andrà con la rimessa lunga. Staccano i giocatori, la palla sfila. Adesso il giocatore di Piacenza che rilancia. Vediamo Mazzorati che appoggia ad Enrici, sono loro gli ultimi due uomini blu celesti. Morosini viene a prendersi palla. Buso attacca sulla destra. Dietro però veramente balliamo in ogni situazione offensiva del Piacenza. Morosini lancia in area, stacca bene. Nava che mette fuori. Poi ancora Dubiskas che riesce a lanciarsi sulla destra. Rientra Enrici che lo disturba. Molto sbilanciato ora il Lecce. Ancora però Piacenza potrebbe andare alla conclusione al limite dell'area. Non va Zulic alla fine, perde sfera. Ma però non riusciamo a uscire. Anzi, c'è anche un fallo di giudici. Momento di difficoltà per il Lecco che al 61esimo non riesce più a uscire e rischia di prendere imbarcata in contropiede, perché sì, cambio di modulo molto, che poteva sembrare ancora che forse non lo hai digerito bene, non siamo ancora rimessi, non siamo ancora registrati, sì, quel fallo anche poteva anche prendersi in giallo quei giudici. Fammi dire che è andata bene, perché effettivamente poteva starci anche. Zulic sul pallone, punizione. Piacenza che sta approfittando della sbandate dell'Ecco più che giocare o imporre un proprio gioco vero e proprio. Vediamo adesso che ovviamente non hanno urgenza di battere. Zulic e Parisi, giusto? È ancora in campo Parisi, sì. In questo momento l'Ecco rimarrebbe comunque al quinto posto a pari. Diciamo che come della partita scorsa, oggi quello che sarebbe più che la sconfitta è il portarsi dietro qualche piccola crepa nelle retrovie, un po' fastidiosa. Decisamente, perché ogni volta che il Piacenza ha attaccato oggi ti ha fatto male, cioè, o comunque ha avuto l'occasione di farti male. Ecco intanto Lora, Morosini, corre di pari, perché sì. La qualità c'era tutta, ma in copertura mancava. Diciamo che Lora e Masini sono molto più di corsa. Sì, adesso dai un po' più di filtro a centrocampo per cercare di evitare. Giocando due è giusto. Corsa, sì. È giusto. Cercando di evitare quelle imbarcate che hanno dato la possibilità a Piacenza di. Sì, no, c'è andata bene. Perché poi loro dialogano anche bene quando ripartono velocemente con i due punti, soprattutto. Quindi cercare di non prestare il fianco. Ecco proprio il tentativo di Dubiskas. Zeliak appoggia un pallone non semplice a Pissardo, che lo va a rilanciare dove ci sono giocatori però del Piacenza. Vediamo. Bella la giocata di Cesarini, che poi prende in pieno la schiena di Mazzorati, ma ancora Piacenza. Ora un po' in bambola l'Ecco, ha bisogno di rimettersi bene in campo, di rifiatare un pochino, perché in questi ultimi minuti non ha proprio digerito il cambio di modulo. Che fa quello che vuole, palla dentro. Adesso ancora Battistini che mette la palla fuori, batti ribatti, limite dell'area. Riesce in qualche maniera. Dai, prendiamo un fallo e respiriamo. Petrovic, anzi Petrovic. Non era Petrovic, era Buso, credo. Forse Buso, sì. Dai, respiriamo, ci prendiamo un piccolo break. Ganz, nemmeno Buso. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio.
Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. LineeLecco.it www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. 64esimo e 40 secondi sul cronometro. Vediamo qui in studio, ma il Lecco non riesce a reagire sotto col Piacenza 2-1. Piacenza che ha preso le redini del gioco in mano. Ecco che fatica a uscire, ci prova ora, ma sempre grande pressione. Buona la partita di Lora. Più veloce. Adesso vediamo se riesce a girare subito sull'esterno. Sì, Ganz per Giudici, l'appoggio poi profondo verso Masini, che però troppo controllato. Comunque, guadagna la rimessa laterale Zeljak, che aveva accompagnato Masini nella sovrapposizione. Poi Giudici non riesce. Si è un po'. Un po' sparito Giudici. No, però qua è Giudici, era sì? Sì. Dopo il passaggio di Zeljak, sì. Diamo Lora. Un po' molle è andato. Enrici per Buso, che prova a scattare sulla sinistra, cerca di lasciare dietro l'avversario. Bravo. Lo salta, c'è un secondo uomo, va per vie centrali, Lora, trova salto sul secondo palo, palla dentro e fa sua la sfera Tintori. Nessun problema per Tintori qua, 65 minuti, ecco, sembra molto in difficoltà in questa fase. Sì, che poi non è che puoi cambiare ancora tanto, puoi mettere Nesta, puoi mettere Lippi, ma alla fine no. Sì, anche perché quei tre cambi hai... Cos'hai messo? Mazzorati, Buso e Lora. E Lora. Anche perché con questi tre cambi hai comunque cambiato profondamente la squadra a livello di atteggiamento tattico. Cioè sembra non funzionare. Ancora una finestra, giusto? Sì. Con due cambi. Beh, praticamente ha riportato il Lecco, sbagliato il servizio. Non riusciamo più a costruire. Sì, ha rimesso il Lecco di 3-4 settimane fa, sì. Adesso. Probabilmente si aspettava di ritornare un po', diciamo, in sicurezza, invece... E che Piacenza non solo ha preso fiducia, ha iniziato a giocare. Stanno giocando meglio bene, loro. Sì. E ci dà mai la possibilità di ripartire, e in più è pronto a punirti in contropiede, comunque al minimo errore. Si è visto. Qui errore di tanti errori Battistini, tecnici, insufficienza anche. Quindi... Che non segue, poi Masini recupera. Battistini si è fatto sorprendere. Dopo la buona copertura di... Poi stanno cercando troppi lanci lunghi, vuol dire che veramente sta venendo meno un po' anche di sicurezza. Dai Buso a sinistra. E il problema è che danno palla a Buso e Giudici, ma Buso per esempio è da qua solo. Qua non c'è fallaccio su Buso. No, è sul pallone. Qua danno palla a Buso sperando che faccia tutto lui con ancora un terzo di campo da coprire. Però. E con ancora 23 minuti più recupero da giocare, cioè siamo già dalla Buso e Spera, intanto c'è un giocatore. Cioè già di qua Giudici, terra, Giudici di qua almeno al Zeljak che si sovrappone, Masini che lo appoggia, di là Buso lo lasciano da solo, sì, bravo nel sottoduomo, ma se anche gli date un aiuto. 68esimo a terra, giocatore Piacenza, non si è più rialzato, non vedo chi sia su... Ma è andato giù da solo. Ma Munari. Sì, non si è più neanche mosso. Spalla, fatto segno Ricci. Boh. Va ad accertarsi delle condizioni anche l'arbitro, insomma, però quasi 70esimo e Lecco in grande difficoltà. Ma cosa, si è accasciato da solo? Sì, è crollato da solo. Lecco in grande difficoltà, fatica a costruire gioco, a uscire, si sta affidando molto ormai a questi lanci lunghi che però sappiamo non stanno producendo effetti, anche perché Piacenza che ha preso molta fiducia anche non mista, mi sembra il gol abbia dato questo secondo tempo, che il gol ha un po' spianato la strada, Lecco non è più riuscito poi a venirne a uno nei minuti che è rimasto a 3, né quando poi è tornato a 4. Possiamo dire che nel secondo tempo il Lecco non è pervenuto, perché non ha avuto neanche nessuna occasione. No, ma proprio
Non c'è stata proprio la testa ancora della partita. De Paola prova a scuotere i suoi. Vediamo se c'è la scintilla che magari può darti anche qualcosa nel finale, Tanto qui rischiano il ripiegamento, Pissardo forse doveva chiamare e uscire la sfera prima. Marzorati che di testa gli ha dato una pallaccia velenosissima. E Bravo, beh, aveva anche però. l'avversario Sì, attaccato alle però mutande, praticamente. Pissardo sempre bravo, ma. Ancora È reattivo a fare il suo. Mazzonati che rischia questa volta con i piedi. Madò, che Siamo schifo. veramente rischiando tantissimo sulla tre quarti, Palla rischiando di dare, profonda. come è successo anche qualche Sì, minuto sì, fa, sì. palla loro con 20-30 metri di campo per andare in porta, spianati. Non ho capito se si è ripreso Molto rischioso perché Giordano. non c'è più sicurezza. Chimu, Munari, come si chiama? Munari? Munari, sì, Munai, quello che ha sì. fatto il primo gol. Penso. Sì, penso si sia ripreso proprio perché non ho Sì, visto, ci sono stati ci sono. cambi. Tanto Seliak, buon pallone Ha per tirato Gans, giù Petrovic, Petrovic, non no, c'è senza fallo. fallo. Sì, anche No, Petrovic dietro è due contro due Sparito. sistematico Se comunque. davanti non sta tenendo un pallone, non sta facendo più Era niente. tanto, si è attivato bene la prima mezz'ora, poi è Sì, anche sparito. perché chi puoi mettere Nepi, però insomma, le caratteristiche poi sono quelle, dovresti comunque andare a Sì. cercare palla lunga. E poi anche qui si è cercato Giudici, ma aveva ancora Non ci sono tutto. neanche palloni però. Era affrontato dall'esterno di centrocampo e non dal terzino, e quindi ne aveva ancora da fare per liberarsi. Quindi sarebbe stato da aiutare. Qui intanto crolla Petrovic senza fallo. Qui ci Non puoi regalano. mettere Nesta e metti Esatto. Buso davanti, Però magari però togli lo perdi un po' centimetri. anche la Sì. velocità, lo scatto che può avere la Sì. freschezza lì a sinistra, visto che poi lui è entrato da poco tempo. Niente, non ci sono neanche spazi perché poi Piacenza si Loro chiude bene. sono là, sono chiusi, sono ad aspettare e ripartire. Emerge un po' la mancanza di idee dell'Eco, che non ha neanche grandi uomini d'ordine in mezzo al campo, quindi costretto un po' a improvvisare. Andiamo la giocata sulla tre Fino a quarti, quell'azione, dai. Petrovic per Ganza, chiuse tutte le strade. Vediamo Mazzarati che appoggia a Enrici. Proprio due facce, perché il primo tempo hai giocato Buona bene. la pescata su Buso che poi però Si trascina il pallone fuori. è fermato in rimessa laterale. Il primo Anzi, tempo hai no, giocato così nemmeno. bene, invece adesso fai fatica, concedi Attenzione. anche tanti spazi, qui in fuorigioco non può servire il compagno, però arriva a Eh sì, sinistra. però a sinistra Sì. arriva la palla dentro, è Oh. Riesce incredibile. a evitare un possibile pericolo, qui i giudici provano ad andare via. Ripiegamento difensivo, non ho visto di chi, ma fondamentale, l'Eco era ripartito forte a destra con giudici, viene steso. Zigliak, palla dentro, Ganza, Dai, che ora ottima c'è un po' di l'apertura per spazio. Giudici, c'è spazio. Potrebbe rientrare, invece mette il cross, si alza il campanile, Cosenza che facilita. Cosa Poi fa? Non la blocca Tintori che non neanche. la Non la blocca blocca. neanche in questo caso, Tintori la respinge. Attenzione, adesso c'è Bisogna tirare di più da fuori però con quel portiere lì, Lora che appoggia, soprattutto adesso che ci sono un po' di Zelia che palla spazi. dentro, Ganz la finta per Petrovic che per troppo nascosto. Poi Lora ancora la palla per Battistini, Zelia sulla destra. Dai Masini si ragazzi! gira bene sulla tre quarti, il pallone dentro, Ganz anticipato e rimessa Dai, laterale. segnali di ripresa dell'Eco, 73esimo, almeno dialogando siamo arrivati due volte in area di rigore. Rivediamo qui l'azione con Gonzi che mette dentro un pallone ed è bravissimo Enrici. Enrici nella Sì, diagonale a Enrici la chiudere. pecca del rigore, ma poi nel No, secondo ha tempo fatto si è di ripreso tanta benissimo. sostanza, sì. Soprattutto nel secondo tempo quando ovviamente ha avuto più. Meno spazio da coprire, è riuscito a rientrare nei ranghi. Sì, Ora voglio sottolineare ancora Tintori come ha fatto a non bloccare neanche quel pallone di prima. anche perché Sì, adesso il sole non c'è più, tra una palla l'altro. spiovente, ma probabilmente non è il suo forte Giudici la dalla presa. destra, la palla Non è il suo forte il ruolo, pensavo sul. che dicessi. No, la Addirittura presa. in rimessa laterale dalla parte opposta, dopo il colpo di testa forse di Enrici stesso. Sì, allora rimessa laterale. Anzi, tocco della retroguardia del Piacenza. No, 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 no. rimessa laterale Brava. di. Ci vediamo un piccolo break sulla rimessa del Piacenza. www.leccochannel.it LeccoChannel.it The Blue Light Blue Radio.
La tua serie preferita? È Kireia, la serie dei climatizzatori Mitsubishi Heavy Industries. Tecnologia intelligente, eleganza che conquista. 2R, gli specialisti nella vendita e installazione di condizionatori monosplit multisplit via Ca Rossa 22 Lecco. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Tutto campo. Una riesce. Possibile buona occasione per il Lecco, cross di Buso da sinistra sul secondo palo, Petrovic, oh, tutto solo al vertice dell'area piccola. Ma manca completamente. Manca di testa, che dovrebbe essere uno dei suoi, no, pezzi. Teoria. In teoria, vista la stazza. Per sappiamo, l'altezza, no? Sappiamo che però forse meglio coi piedi, la cicca completamente, la posizione favorevolissima, poteva indirizzarla in porta. Niente da fare, entra Rillo e Marchi anche nelle file del Piacenza. Giordano, uno dei sostituiti. Giordano? Sì. 21 ho visto. Sinistro. Ovviamente se la prendono con calma. E allora Rillo per Giordano e Marchi per Munari, che forse Munari per Marchi. Non si è ripreso benissimo da quel problema fisico che ha patito qualche minuto fa. Va uno sempre per gli ospiti. Attenzione, eccolo il doppio cambio anche del Purro, addirittura rivede il campo dopo quanto? Tantissimo. Sì, io non me lo ricordo. Mi ricordo quando fece quella, adesso poi andiamo a recuperare, partita. Tanto aspetta, Italeng per Petrovic e Purro per, penso, Ricci. Eh sì, penso anch'io. Io magari Battisti, Ricci si destra. No, sì, Ricci. Quindi vuoi provare magari anche a spingere un pochino, mister? Sì. Sinistra ci sta, ti sbilancia un po', però Purro non gioca da quella partita che perdemmo in casa 3-2, quando, o 2-1, 3-2, adesso vado a recuperarla, quando Renate? Sì. Se vi ricordate che non spese il fallo da rigore nel contropiede. Vabbè, comunque, o da espulsione comunque, non infatti, fosse, sì, perché era fuori area, sì. Più che da rigore, altrimenti da rigore sarebbe stato un po' pollo. Beh, che sarebbe stato comunque sempre meglio, almeno provare a rigore del gol sicuro, però non si era fuori area, in effetti sarebbe stata punizione ed espulsione, però invece poteva provare, non lo provò, poi non ha più visto il campo. Italeng. Italeng lo butti dentro per provare a, andiamo, a combinare può. Qualcosa in area. Palla che gira comunque adesso ancora nelle retrovie. Vediamo. Due cambi che non avevamo. Ehi, giudici. Da tempo dici? Anche perché non sì, sì, ma no, previsti. Cioè, non stavamo neanche. Proprio perché tra l'altro due giocatori che non si aspettava magari Iniesta e Nepi, invece cos'è questa cosa qua? Mazzolatti, una roba oscena. Ma io ho visto un secondo tempo di deconcentrazione della squadra, no? Sì, ma poi se fosse rimasta negli spogliatoi. Sì, ma Mazzolatti che dovrebbe essere quello che in teoria dà un po' più di testa. Poi non pressato, non è... Bravo, cioè proprio non sei sotto pressione in quel momento lì, ma tanti errori. Leggerezza, sembra. Tanti errori abbiamo visto in questo secondo tempo, no? Vediamo adesso, trascinato a terra senza fallo per fortuna. Vai, 78esimo, c'è il tempo, ci sarebbe il tempo di rimettere in teoria c'è tutto in parità questa partita. Vediamo se... Intanto è sparito completamente il sole. Sì, si era abbuiato un po', regamo Ticepi, forse anche... Intanto segue un po' l'umore in campo. A vuoto, poi Cosenza che... spende un fallo stupidissimo perché è andato a vuoto non e poi si era fatto ancora sentire Cosenza, no? Lo conosciamo bene, giocatore ex, molto rude ex, e soltanto adesso è andato a vuoto completamente e ha deciso di sbattere per terra Ganz così. Allora, calcio di punizione, abbatte Masini, che non è neanche male. Centrale, vediamo se scodella dentro. Sì, è un po' vicinino quello del Piacenza. Sì, Italeng che fa la torre, però no, Tintori questa volta la prende. Penserei ad essere spinto anche questo, cioè, francamente. Beh. Però un po' poco, questo calcio di punizione si è gestito un po' meglio. Italeng ha fatto un terzo tempo non da poco. Ma su bene. Prende entrato anche per questo, no? Cercare questo tipo di situazione. Il Ganzo che gli dice vai là, si sta peccando con un giocatore del Piacenza che Italeng con un giocatore con Cosenza, che diciamo che in queste situazioni
per come l'abbiamo conosciuto negli anni da avversario, va a nozze. Quindi ah, no, ma era Ita Lang che era andato a begare con Cosenza, sì. E Gans che ha spinto Ita Lang. Non mi era sfuggito il giocatore del Piacenza con cui Ita Lang aveva. Però insomma, sulla fiducia Cosenza ci può stare. Bella, bene, bene. Errore in impostazione. Adesso vediamo Ita Lang che no, deve darla via prima sta palla. Però c'è fallo. Dai, chissà che Ita Lang è entrato in questo finale possa. Beh, risultato determinante. Entra in gioco la piacentite del Piacenza. Sono sempre stati una delle sue più irritanti da questo punto di vista. No, per quello che ti dico, Cosenza, giocatori di esperienza come lui che sanno poi andare anche a crearti problemi. È entrato giocando a Piacenza. Provocare piuttosto che buttarla un po' sul fisico, buttarla in cacciara, diciamo così, no? Bello il tacco di Talen, ma non si chiude. È tanto, se è un giocatore di esperienza Cosenza che gioca a Piacenza. Abbiamo fatto la rima multipla. Masini difende bene il pallone, andi indietro. La Piacenza che ora naturalmente mister aspetta. Sì. Mancano 10 minuti più recupero. Giustamente cerca di chiudere un po' tutto. Bello. Lui Talenga si stacca bene sulla destra, poi si allunga un po' e se la porta dietro. Che tristezza. Il primo controllo era stato buono, gli altri tre successivi no. I tocchi dopo il primo controllo, però vabbè. Mi viene in mente la battuta di Checco Zolone, mai del mestiere questo. L'aveva messa giù veramente bene, poi però. Sì, però dopo. Ha fatto 10 metri, controllo, 10 metri fino all'auto. Il primo controllo era giusto, sì. Il secondo è andato. Dai, sinistra. La giocata di Gans per Buso. Cerca di mettere, ha detto, poi Purlo a rimorchio, riesce a tenere il pallone. Inventa qualcosa. Caracolla, poi torna indietro da Buso. Che sbaglia il tocco. Attenzione al contropiede Piacenza. Vediamo se Lora spende il fallo. No, contiene, anzi non contiene perché avanza il Piacenza con Rillo. Poi Cesarini, ottimo il pallone in area. E Pissardo ancora. Fa una prodezza ancora perché qua... Neanche in angolo, impresa addirittura. Impresa. No, anche qua. Quindi però con grande facilità sono arrivati ancora una volta i giocatori del Piacenza a calciare in area. Beh, diciamo che lasciare palla a Cesarini e lasciargli spazio non è esattamente un'idea intelligente. No, perché ha aperto veramente bene lì a destra, arrivava il giocatore Buso, che adesso non ho visto chi è andato a calciare, adesso cerchiamo di ricostruirlo. Pissardo ha chiuso bene come nell'occasione di Dubiskas, in cui Dubiskas ha sparato fuori a Rami. Intanto sono finite le idee proprio. Cioè, no, perché le idee qua sono... Allora, vediamo intanto, scusa il replay, Cesarini apre sulla destra dove arriva... 26 Gonzi che calcia e... Più che sono sparita l'idea, è sparita proprio la tecnica nei piedi dei giocatori dell'Ecco. Sì, anche la convinzione, proprio che stiamo giocando a rete con... Sì, ma abbiamo sbagliato due passaggi laterali. Ma vabbè, uscine, sì. Al di là che il passaggio laterale in quel momento qua serve a niente. Sì, anche Piacenza che in teoria potrebbe approfittare e perdere molto più tempo, sta sbagliando anche lui, eh. Andiamoci una piccola pausa, gioco fermo. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. LineeLecco.it www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. La partita si è vista che entriamo per seguire questo finale di gara, calcio di punizione per il Piacenza. Centrale, Lecco troppo Sulic. Molle in questa ripresa, troppo verso il secondo palo, stacca Buso forse e mette fuori il pallone Lora in rimessa laterale. Un po' buio comunque, o sono le riprese o ecco. Per carità, il sole non c'è, è un orario in cui sono già le 7:15, voglio dire. È un Piacenza che ovviamente sembra molto più buio di quello che è in realtà. Sì, no, sembra appunto come quando stanno per accendersi i riflettori d'inverno, così che, no, beh, forse non così tanto, però
diciamo, Lecco che recupera palla sulla linea del proprio fondo campo, però ma poi la rilancia nel nulla. Non riusciamo a distenderci con molti uomini, a salire. Ma posso dire che forse è stato il tempo più brutto da quando c'è Di Paola? Se la gioca. La mia memoria non mi aiuta in questo momento, però sicuramente uno dei peggiori. Ma veramente, ma non per, ma proprio perché cioè confusione. Ha fatto confusione, zero idee e errori individuali a non finire. Ziliak attaccato, cerca e trova Battistini. Cos'è? Che anzi Mazzurati è stata una sciagura da quando è entrato, eh? Dai, Masini dopo l'ottima palla di Ganz, che ancora si attesta la titolarità dell'azione, lasciando a Buso, scambio di fascia con Giudici. Dai, quantomeno una palla da buttare dentro. Ganz, dopo che abbiamo detto che ha toccato poche palloni, invece si è preso sulle spalle praticamente la squadra, perché sta venendo sempre lui a prendersi il pallone, a girarlo sugli esterni. Rimessa lunga di Zelia. Italengo, lo stacco, la palla dentro, Giudici l'aggancia, cerca di destreggiarsi, è costretto a uscire dall'area. Si gira adesso, fronte all'area, Purro, il cross basso. Adesso prova a aggiustare ancora. Vediamo se riusciamo a chiuderli dietro, dai ragazzi. Battistini dovrebbe lasciare il pallone e invece no, se lo fa portare via. Sì. C'è Aselia vicino a lui e poi spendono un fallo. Che stupido, perché era da solo Cesarini, poteva fare ben poco contro quattro uomini. Non si riesce più a uscire per questo finale di partita in cui... Ma eravate in tre, ragazzi miei, lo accompagnavate. Vabbè. Invece fallo per il Piacenza. Tintori, mancano 4 minuti più recupero, che potrebbe anche non essere così largo, visto che praticamente non è successo niente, a parte i cambi. E il gol, ovviamente, del Piacenza, che lo sta tenendo avanti per 2-1. Tanto accendete un lumino, per favore. Ziliak, Italeng cerca di guadagnare messa laterale, non ci riesce. Poi Battistini che allunga per Pissardo, il campanile verso Ganz, che la mette giù di petto, combatte Masini, ma è solo. E sulla sua ribattuta non c'è nessuno. Rillo. Mamma mia, che confusione. Sì, ma in tutta questa confusione loro la prendono sempre, la giocano bene e noi non la vediamo mai. Cioè, fondamentalmente è questo il leitmotiv del secondo si è spento il sole e si è spenta proprio veramente in campo il Lecco in questa ripresa. Non c'è stata reazione, no. C'è stata. Poi il gol a freddo veramente. Italeng apre. Sulla però non c'è velocità, sinistra. Vedi, sono già rimpiazzati loro. Prendi al terzo del secondo tempo, c'è davanti. Ma come nel primo tempo hai avuto Primo tempo c'è stata reazione, nel secondo non è basta. Beh, però c'è da dire che col passaggio al 4-4-2 no, ci siamo che, persi. Sì, poteva Italeng dare dei vantaggi, no. Invece. Niente. No, questa partita veramente mi sembra difficile poterla raddrizzare in questo finale, vediamo se... Comunque Italenga deve... sembra avere delle mezzi fisici esagerati, ma zero proprio capacità calcistiche. Tanto zero idee, nel senso proprio di cosa fare. No, ma anche adesso l'idea non era sbagliata, quella di servire un colpo di testa a Ganz, ma lo ha fatto completamente scoordinato, cioè saltando... un metro più degli altri, ma totalmente scordinato. No, bello, no, dai. Però partito no, però se spingi così sei anche pollo. No, gli dà fallo, Purro. Palla dentro! Ganz che non riesce ad anticipare sul primo palo. Palla sbagliata forse. Masini, limite dell'area, bene. Vediamo se c'è stata la scossa. Buso, bello il pallone per Seljak che se lo fa mettere in angolo. Bello. C'è la reazione qui in questo finale, dai. Un paio di belle azioni. Tampureggiante qua dell'Eco. Sì, Ganz ha avuto una. Forse è passata quella palla. Puro, forse doveva cacciare un filo più indietro. 88esimo e 25. C'è chi è? Giudici. Parte. Secondo palo, non arriva allora. No, Ganz. Ma chi l'ha toccata di testa? È stato un primo colpo di testa?
Italeng. Italeng. E poi sul secondo palo Gantz stava arrivando, ma la palla era già uscita probabilmente. Rivediamo. Bello il calcio d'angolo di Giudici. Sì, Mazzorati. Mazzorati palo non arriva in tempo Gantz a chiudere sul secondo palo. E io, comunque almeno un po' di verve è andata a tornare. C'è ancora qualche minuto a disposizione. Ovviamente quasi tutto recupero, perché l'ultimo minuto adesso dei regolamentari. Anzi, gli ultimi due, scusate. Ah no, 89esimo siamo. Anche se non si sta praticamente giocando. Quanto vi aspettate di 4? Ma non di recupero. Credo sia anche inutile. Sì, 5, ma per voler, ma non penso proprio. Di solito non ce li danno mai in casa 5 minuti, però. No, ma poi non c'è stato veramente anche a voler sono grattare state tipo 10 sostituzioni forse, però quello sì, però. Sì, però voler grattare, sì, però di qua e di là. Non ha giocato quasi nessuno giocatori esterno. No, sì, da Munari è rimasto. Vediamo se ci sarà la... No, forse volevano farci vedere... Vediamo l'apertura, vediamo Corle, no, Buso... No, ma... poco... 5 Vabbè, dai, vabbè, ci accontentano. Sì, però non facciamo stupidate, bravo. Per poco l'apertura di 40 metri non metteva... Eccola, non la fa Mazzarati, la fa Pissardo. Poi Lora, terra senza fallo... Niente. Pissardo! Pissardo nega il 3-1 con un miracolo. No, gioco fermo. Gioco fermo, Fausto? No. No. E però è angolo perché... Vediamo, eh sì. Allora, Lora perde palla perché interviene, non riesce a calciarla, gliela tocca da dietro col fallo, forse Cesarini. Gli tocca il piede, sì. Qua poi... Poi va in area Cesarini dribbling e la grandissima parata di Pissardo che si distende, gliela devia quel tanto che basta. No, è calcio d'angolo. Col polso di praticamente andando a terra in frazione di secondo. Pissardo ha messo tre parate oggi. Insomma, attenzione, Piacenza che entra dalla destra, no, ne nasce solo un campanile, però è entrato come il burro, come nel burro. Tra rigore parato, quella precedente in uscita e questa, insomma, aveva fatto una leggera imprecisione nel rilancio, un coefficiente di difficoltà mostruoso, sì. Secondo me, perché ce l'hai tu per tu. Tu sei lontano dai pali in uscita, ti distendi e riesci a toccare. È andato giù veramente in un attimo. Italeng, bello il tocco questa volta, poi cioè, calcio di punizione per Masini alza troppo la gamba. Peccato, perché se fosse andata verso Gantz in area poteva girarsi. Tanto c'è ci sono lamentele di Gantz verso probabilmente l'azione precedente. Tintori, tanto se ne sono andati due di recupero, ne avanzano tre. Vediamo lo stacco difensivo dei blu celesti che poi cercano il rilancio immediato, non ci riescono. Piacenza che mette giù il pallone, bisogna riuscire a non fare fallo. Questo recupero non lo stiamo vedendo mai, la palla non riusciamo assolutamente a tenerla e a ripartire per creare una potenziale occasione. Cesarini è stato probabilmente il migliore dei suoi, sì, per distanza, e credo della partita, perché non è che ha fatto, non ha avuto come posso dire minuti e minuti di possesso palla, ma quando ha toccato il pallone è stato per noi disastroso assolutamente. Ancora che cerca di tenere palla, no, poi, però è uscita, però qua. Sai, siamo anche calati tanto anche fisicamente nel secondo tempo, non abbiamo mai tenuto palla, lenti sulle seconde palle, in ritardo, bravo Purro qua. Poi Italeng lungo, vediamo Gantz, non ci arriva, da solo mezzo a 5 e poi sempre loro molto escono più bene. Rillo, anche qua ottima l'apertura, incredibile, ti fermi, sì, noi qua, vediamo se perderanno poi il tempo. Cesarini che giostra sul pallone. È rimessa loro. Ma è che se stai qua 10 minuti a giocare fai gol. No. No, anche perché ormai siamo lontani dalla porta da minuti. Ovviamente c'è un errore loro adesso in impostazione, ripartiamo in contropiede. Ma è improbabile, perché però
per quello veramente che stiamo vedendo. Non riusciamo noi a fare un'azione. Anche qui da Lasiliak che è libero di rilanciare, non da di là che sono tutti pieni. Ecco, 2-1, per fortuna invece fallo. Vediamo se c'è almeno l'ultima occasione di buttare davanti un pallone. La munizione alla spera in Dio, perché Sulic, siamo a quei livelli lì la partita di oggi, fondamentalmente. Sulic no, perché è già ammonito. Pissardo dalla propria tre quarti andrà al lancio lungo, manca un minuto. Vediamo se Italenga può sfruttare il suo fisico. Palla che non gli arriva, c'è Masini a rimorchio, Buso. Siamo qui sul centrodestra. Zeljak rientra per il cross col mancino, palla troppo bassa, ancora Zeljak che ricostruisce da dietro. 40 secondi. Un sacco di giocatori alti davanti. Pissardo, perché non l'hai tenuta? Un campanile basso, che è preda dei giocatori di Piacenza, poi palla dentro. Guarda, occhi chiusi si trova. Mazzati si perde un po' l'avversario. Cesarini libero al limite dell'area. Pissardo facile questa volta. Ha avuto piazzata Cesarini. Pissardo non ha tradito. Italenga. Ultima occasione per il Lecco. Stacca dove non c'è pallone. Cioè, Italenga è veramente strano, eh. Ganz, buono il pallone, giù per l'ora. Bisogna muoversi però perché sta finendo. Veloce. Palla dentro, eccola! E no, non arriva Italeng. Quindi, andiamo, Ganz! La girata! L'occasionissima fuori all'ultimo secondo. Vince Piacenza 2-1. Brutta sconfitta. Brutta sconfitta che non deve andare nella testa dei giocatori, perché vabbè, non è che sia così fondamentale. No, cambia, però da poco, arriva, per carità, non è che sia proprio no, perché sei sparito nella ripresa, cioè. No, ma proprio giocata male, deconcentrazione, confusione, errori tecnici, brutta sconfitta. Vediamo se c'è a breve Albino da Riga Monticeppi. Nonostante il primo tempo invece fosse molto incoraggiante, diciamo che dopo la mezz'ora del primo tempo sembrava un calo, diciamo, gestito, e invece è stato un calo pesante. Vediamo se c'è Albino, mi senti? Assolutamente. Albino, insomma, sconfitta, noi ci chiediamo, Lecco non è mai rientrato veramente dagli spogliatoi al termine del primo tempo? Perché... No, esatto, al secondo tempo non giocato come si deve e quindi giustamente si perde la partita. A tuo giudizio per quale motivo? Cioè, qual è un motivo tecnico, mentale? Ma, no, siamo stati un po' lenti nell'impostare il gioco, no? Quindi sempre con poca velocità, e questo ha favorito loro che erano molto determinati, perché stavano annusando praticamente il difetto del playoff, che è molto vicino, e quindi non posso mettere dentro. Tra l'altro siamo andati sotto subito anche nella ripresa, questo ha avuto un ruolo determinante, perché come se avesse mozzato un po' il fiato e la voglia, non la voglia ma comunque la determinazione, la convinzione dell'Ecco. Assolutamente, poi siamo stati con poca convinzione e anche con poca, come dicevo, velocità. Questo ci è costato molto sul piano della partita. Non ho visto bene Masini, per esempio, oggi, che è una, voglio dire, una rarità non vedere bene un giocatore come Masini fare la prestazione. Devo dire anche che il Piacenza ha giocato una partita creativa, che non ha rubato niente. No, secondo tempo ha giocato bene, sfruttando tutte le possibilità che venivano offerte anche da un Lecco piuttosto molle. E tra l'altro va detto, sottolineato, che Pissardo ha compiuto i miracoli oggi. Sì, assolutamente, però abbiamo preso con corso questa palombella stranissima, no? Sì. L'ho anche vista male, perché stavo scrivendo una cosa, avevo metteva degli occhi sul campo e metteva sul foglio, però francamente non mi sembrava un gol irresistibile. Diciamo che loro hanno segnato non certo sulla loro occasione migliore, ecco, questo sì. No, certo. Teniamo conto che per quello che si è visto, la partita non sa come deve andare, no? Quindi adesso bisogna cercare di restare sul pezzo, no, Albino, queste ultime due partite, perché cambia poco per la classifica in questo momento. No, cambia poco, certo, però sai, sono partite che ti piace perdere. Certo, tenere comunque. Dai, ma calo, va! Cercare di mantenere il, tanto immaginiamo che ci sia un po' di casino lì allo stadio. No, c-
c'è stata una raccificazione tra i due allenatori, adesso quando sono usciti, no? Sì. E c'è Cosenza che ha fatto una partita, secondo me, sporca come quelle che ha sempre fatto. Sì, sì, beh, lo conosciamo bene, l'abbiamo detto. Ecco, sì, evidentemente ha fatto in modo anche di, come si chiama, di, cioè, è venuto verso la tribuna, il mutante, si dare una diciamo così, un, praticamente a sfidare praticamente un spettatore che con cui aveva avuto un battibecco durante la partita. Sì, sì. Vabbè, insomma, cose di campo, dai, che purtroppo vediamo spesso anche qui a Lecco quando arrivano certi giocatori. Va bene, Albino, ti ringraziamo, ci risentiamo settimana prossima per la penultima di stagione regolare. Grazie Albino, buona serata. Grazie a te, ciao. No, rientrare subito, purtroppo spesso capita, ne abbiamo visti negli anni, giocatori che vanno sotto la tribuna a provocare. No, Lecco ispira molto la fenomenologia avversaria. Beh sì, perché poi comunque c'hai un pubblico numeroso addosso, sì, addosso sulla tribuna, si fa sentire durante la partita, ti, no? Senti comunque protetto dalle reti, sì. Quindi. E quindi vai ogni tanto a fare queste cose. Mister, una partita che dicevamo non deve però togliere, ti faccio la domanda, ti la giro, rischia di togliere un po' di concentrazione in queste ultime due gare e poi nei playoff? Oggi sicuramente non è una sconfitta che fa bene, perché quelle certezze che un po' si erano trovate sono andate un po' tutte, diciamo, a perdersi. Peccato, perché per quello che si era visto all'inizio, soprattutto nel primo tempo, i 20 minuti nel primo tempo, pensavamo che l'Ecco oggi potesse portare a casa il risultato. È il secondo tempo che non siamo riusciti ancora a capire cosa sia successo, se è una cosa di testa, se è una cosa di gamba, boh, di modulo, non siamo riusciti a far niente di quello che comunque ci siamo ormai abituati a vedere, indipendentemente poi dai giocatori, dai cambi, da proprio una cosa. Sì. Un blackout che sì, può essere stato il gol a freddo, può essere stato, però preoccupazioni più di tanto non ne darei, perché vabbè, comunque ci può stare che ogni tot partite ci sta la partita magari che non gira come dovrebbe andare, però è logico, non va presa sotto gamba questa sconfitta, ma andranno ad analizzarla bene cosa c'è stato. Sicuramente il mister ha i suoi segnali per poter capire se da cosa può essere arrivata questa prestazione, soprattutto del secondo tempo. Il primo tempo tutto sommato non mi è dispiaciuto, il secondo non è da Lecco che vuole andare avanti a proseguire la stagione, soprattutto arrivare bene come posizionamento e poi per fare i playoff in un certo modo. Cioè, per chiudere, meglio adesso che poi dopo, più avanti. Sono d'accordo, sì. Ste? No, infatti adesso mi ha rubato proprio la parola, stavo dicendo magari meglio adesso, che almeno ti riaccende magari qualche segnale dicendo occhio, perché comunque dietro stiamo magari andando bene ma qualche problemino c'è sempre. Occhio, perché quando magari prendiamo le imbarcate dopo facciamo fatti. Come ha detto il mister, meglio adesso che più avanti. Certo che oggi si è rivisto qualcosa che sembrava un po' essere stato messo, diciamo, a regola, invece qualche problemino sulle palle alte, sui cross, a un certo punto anche un po' di disorganizzazione, di confusione, quindi meglio oggi che più avanti. E come dicevamo, per la classifica conta poco, speriamo che conti appunto soprattutto per rimettere un po' i puntini sulle i in certe situazioni di gioco. Assolutamente, andiamo in chiusura a dare uno sguardo anche a quello che è successo nelle altre partite. Albino Leff, Virtus Verona 0-0, Ferrapi Salò Pro Patria 2-1, Juve Under 23 Renate 2-1, Lecco Piacenza 1-2, purtroppo ve l'abbiamo raccontato, Mantova per Godetese 0-2, Pro Sesto Legnago 1-2, Serenio Trento 0-0. Ci facevano notare i nostri amici da casa che la partita, quella del famoso fallo non speso da Purro, ha sconfitta in casa con l'Albino Leff, non con il Renate, non ci siamo confusi, non ragazzi, ricordavamo bene, sì. Poi dopo la partita non ci ha permesso di andare a ricontrollare. Siamo in chiusura, grazie a mister Giulio Invernizzi. Ciao Stefano, ciao a tutti.
Grazie Stefano Menegatti. Ciao, ciao, buona serata. Salutiamo anche Fausto Riva in regia. L'appuntamento naturalmente è a sabato prossimo per la penultima giornata di campionato. Buona serata. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei Blu Celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it.